C'è l'Ibiza dei ricchi e c'è l'Ibiza dei poveri. Qua il popolo è proprio popolo e il jet set è proprio il jet set. Tutti quelli che partono per Ibiza, gli uomini, partono con l'idea: vado a Ibiza e trovo donne, coso, sesso, droga e rock and roll. La verità è che molto spesso questi tornano scornati dopo tre giorni, sono stati tutti tra di loro, hanno speso tanto e non hanno combinato niente, si sono solo sfasciati mostruosamente. Cos'è la ricchezza per lei? Ma la ricchezza per me è quella di far star bene gli altri. E poi di avere, quando sei ammalato, di poterti permettere il miglior dottore che esista. Ma in certi paesi tu vedi che la gente è divertente, carina, gentile, e vivono in campagna, hanno tutto, è tutto lì il loro mondo. Se tu gli dai una Ferrari davanti, non sanno cosa farne, aprono le porte e le galline fanno uova dentro. Lei dà la paghetta a suo figlio? Sì, sempre. E se è puntuale, io non so se sia Nannani, lui appena arriva il giorno, qualunque cosa comincia a rompere, papà, prima di andare a scuola, 7:30 del mattino, io lo so già perché poi è asfissiante, se non gliela dai ti rompe tutto il giorno, per cui la paghetta, gli do la paghetta, che sono 100 euro al mese. Al mese? Vabbè, bambino di 6 anni insomma. No, ma lui non spende una lira. L'amnesia alle 8 di mattina, la gente già organizzato un after party in qualche villa. C'era questa festa con questa saletta, tu andavi lì, praticamente ci stava questa qua col desk come se fosse proprio uno sportello, andavi lì, voglio questo, voglio quell'altro, e se non c'avevi contanti, tu pagavi con la carta o col bancomat. Diciamo che solo uno come me si può tanto emozionare tornando a casa, perché lo sanno tutti che la RAI è la mia casa, la casa dove sono nato. Una casa che però non ho esitato a lasciare ogni volta che mi si chiedeva di rinunciare alle mie idee, ogni volta che in qualche modo mi si chiedeva di rinunciare alla mia passione per il volo. Il volo verso il Polo Nord. E qual è il nostro Polo Nord in questo momento? Il nostro Polo Nord è l'impresa impossibile, la grande avventura di recuperare il nostro pubblico, che è attualmente disperso in una televisione fatta a pezzi. Si potrebbe quasi cominciare un racconto. C'era una volta la RAI e c'era una volta Mediaset. E questi due mondi si contrapponevano, concorrevano, magari non sotto il profilo economico, ma sotto il profilo culturale. Ma venne un cavaliere. E questo cavaliere abbatté il muro che separava questi due mondi. Così improvvisamente accadde che la lotta di classe diventò la lotta contro l'invidia sociale. E la richiesta di distribuire più equamente la ricchezza si trasformò nella promessa che saremmo diventati tutti ricchi. Poi una mattina ci svegliammo e scoprimmo che non c'era più legna nella legnaia. E allora tanti non seppero più cosa fare, non sapendo quale fosse la destra e quale fosse la sinistra, in tanti decisero di partire per Ibiza. E siccome a quel punto era diventato evidente che per un giovane disoccupato era più facile sognare di vincere il Grande Fratello piuttosto
che battersi per avere un posto di lavoro dignitoso, quando tutte queste moltitudini si diressero verso Ibiza, non lo fecero per inseguire i ricchi, ma solo per star loro vicini, vicini. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ma ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte, sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice, va bene, solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa, statevi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web che io non mi fumo canne. Sono 3.000-4.000 euro e hai lavorato tutto il mese, passiamo giornate intere al mare, passiamo giornate intere in barca, e comunque è super stancante. La gente pensa e mi dice, ah, ma bella te che vai 4 mesi in vacanza a Formentera, io li porterei tutti quanti qui a fare le vacanze che faccio io. Andiamo a comando. A volte ci sono foto talmente importanti e dei momenti talmente brevi per fare quelle foto che in quel momento è come se il resto non conta più e l'unico obiettivo è scattare quella foto. Questa è la barca di Armani, no? Questa è il Maini, sì, la tua barca. E Armani è quello lì, si vede, Armani, no? Armani sta lì, sta su. Capelli bianchi, maglietta bianca. Adesso ci facciamo d'estate, speriamo che si alzi pure, comunque Armani è sempre Armani, no? Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web che io non... Se dovesse essere Ronaldo questo, mi raccomando, togli la telecamera per favore, perché sennò ci vedono subito. Cerchiamo di non farci vedere subito, prenderci qualche foto e poi magari continuiamo a fare le riprese. Thanks. Scatto foto con mio cane, andiamo a comandare in ciabatte nel locale. Sembrano persone normalissime queste. Andiamo a comando. Andiamo a... Per qualcuno è dura perché magari l'hai colto con il sorcio in bocca, a Roma si dice. Mi dispiace, però fino a un certo punto. No, non mi sento di chiedere scusa a nessuno. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ma ogni tanto parte un suono che fa. Io la testa che gira come il kebab, spengo la musica dentro il club. Questa è la barca del principe Abdulaziz. Non so se sono pazzo o sono un genio. Ha tenuto il record di lunghezza per non so quanti anni, fino al a... mondo. Al mondo, al mondo. Poi l'ha costruita una più lunga Abramovic. È una barca di 134 metri. Quanta gente ci lavorerà là dentro? Un 150 persone almeno. Occhio alle telecamere, qua. Questa è una delle barche di controllo della barca del principe Abdulaziz. È pieno di queste barche Monte Carlo 30 che girano. Sono tutti uomini. Salutano. Sono tutti uomini del principe, no? Ospiti e personale di controllo, guardie. Ce n'è un'altra lì a destra con altri due uomini della sicurezza. Eccola là. Ecco il principe. È partito. E dove va da solo? Va in spiaggia. Quando scende a farsi il bagno ha sempre un gommone che già lo aspetta con una Pepsi, una bibita pronta, così che lui appena si tuffa c'è subito una persona che gli va a porgere il bicchiere per farlo bere. Lo disseca. Non usa neanche le mani lui, eh. L'anno scorso tu hai scritto male del principe. Io? Sì, era una giornalista italiana. Sì, ne hanno parlato male. Mi dispiace, ma non potete filmare senza il nostro consenso. Per favore, cancella. Il mare più bello ce l'abbiamo noi in Italia, lo so. Che è la Sardegna. E adesso se ne sono andati all'estero. E adesso si sono scappati. Però adesso tutti. Siamo... la coscienza è a posto. Perché hanno paura che il giorno dopo ci sia la finanza a casa, l'ufficio entrate che ti porti via la casa. Io ero ospite di una barca non di lussissimo, perché era 20-22 metri. Bella. Abbiamo mandato via i ricchi? I porti sono vuoti? Le grandi barche sono andate da altre parti? E questo è un bene? Il lavoro dal menu sul profiterol, perché ogni volta sembra palline da ping pong. Levalo, dai, leviamolo, via, out.
dispiace, mi dispiace. Sì, voi siete eleganti, ma specialmente stasera non possiamo fare eccezioni sul dress code. Se volete potete tornare a casa e cambiarvi. Sarà nostro piacere farvi entrare. Ragazze, tavolo 206, grazie. Ci sono troppi filippini al bar. Non ho fatto entrare nessun filippino, credimi. Sono qui da un'ora e non ho fatto entrare nessun filippino. Se li vede il briatore, diventa matto. Certo, ma sono qui dalle 9 e non ho fatto entrare un filippino. Non li faccio entrare di solito. Avrei voluto rifiutare anche questi ragazzi, ma hanno il dress code giusto. Niente filippini. Niente filippini, lo so. Chi è che non avete fatto entrare? Solamente le persone che vengono o in tuta o in scarpe da ginnastica. Se no sono tutti benvenuti, assolutamente. Dubai parliamo di 23 milioni di turisti. Qui parliamo di un investimento di circa 15 milioni di dollari. Perché questi 15 milioni di dollari non li ha investiti in Italia? In Italia rischi di iniziare un'operazione alla metà e di non vederla completata. Noi nel nostro paese non riusciamo a creare una struttura turistica, un ministero, un direttore, un dittatore. Noi siamo arrivati in Grecia, prendi lo sci d'acqua, scendi, fai e vacanza. In Italia giusto il casco, l'elmetto, salvagente, la patente, la multa. Se tu alzi la musica di un decibel, arrivano le pattuglie. Hai 300 venditori ambulanti sulla spiaggia, 300, 3000, che svegliano anche chi dorme, no? I vigili arrivano e non dicono assolutamente niente. Chi è illegale rimane illegale, non gli dicono niente. Chi invece è conosciuto, tipo i nostri locali, noi ci guardano, vengono a farci le verifiche che sono bestiali, no? Allora, è un paese di gelosi, di invidiosi. In Italia vengono per chiuderti, vengono con questa rabbia incazzata a dire come facciamo a chiuderti. L'anno scorso volevano chiuderci il milionario per una lampadina che non funzionava. Non siamo in Unione Sovietica, non siamo tutti uguali. Tu vai in Sardegna, adesso c'è tristezza. Cosa portano le grandi navi, le grandi barche, i ricchi cosiddetti? Portano commercio? Perché me l'hanno detto? I negozi stanno chiudendo, le gioiellerie, dice, scendevano le signore, venivano a comprare i gioielli, i parrucchieri, le co. Abbiamo voluto distruggere tutto, abbiamo voluto mettere su delle tasse anche per le barche più piccole in Sardegna. Bene, e godiamoci, andiamo in campeggio in Sardegna, cosa dobbiamo fare? Più spendi, più hai lo status alto. Ho visto spendere anche 150.000 euro in un tavolo, 200.000, dipende. Nei privé si va per mettersi in mostra. Nei privé si va per spendere, per dire, per far vedere il tuo status rispetto agli altri. Champagne, soprattutto. I ricchi si comportano da ricchi. Sono ricchi, sono belli, ma tra virgolette non ballano. Flower power! Bene! C'è una parte costruita molto commerciale. Sì. E questa sia la parte un po' più artificiale della isola. Esattamente. Ma quella che viviamo noi è, l'Ibiza, è pura, vera. Sì. È vera. Il locale può incassare sui 500.000 euro, 700.000 euro, dipende dalle serate, totali. In alcuni momenti queste discoteche possono incassare anche 1 milione. La gente
gente che ti tocca, che si alza, la gente che inviti a ballare, questo è amore, emozioni che un lavoro magari sedentario in un ufficio non ti può dare, perché sì, magari puoi incontrare persone differenti, ma qui ti trasmettono il calore, a parte il sole, però ti trasmettono veramente il calore, c'è la gente che ti chiede il fiorellino, cosa che tu non apprezzi in una vita normale, se te basta un'avventura, quindi di avventure ne puoi avere cada dia, tutti i giorni. Viene di a vita in posto che non è libero e viene qua e pensa che qua è libero e come legge deve durare da mezzanotte alle 6 della mattina, con permessi speciali può arrivare fino alle 7, addirittura in after hour fino a mezzogiorno. Poi dopo c'è chi continua sicuramente fuori dalla discoteca a fare festa. Quanto spenderete durante il giorno? Una giornata intera? Intera. Un 200 euro al giorno. Ci mangiamo anche a 40 euro un pranzino, non è un problema. E poi veniamo a ballare a Flower Power senza problemi. Quanto guadagnate? Vabbè, noi guadagniamo uno stipendio normale, ma non è un problema. 1.800, 1.200. Magari, no? Purtroppo c'è una grande massa di giovani che non vogliono di fare niente, questo nessuno lo dice, sono molto viziati, cioè, molta gente che non ha voglia di lavorare. Come sceglie lei il personale che lavora da lei? Anche in base all'altezza, devono essere tutti... Io ero dei lagunari, prendevano solo quelli alti, 1,87. Chi lavora con noi deve essere fit, deve essere gente che fa sport, gente che lavora perché fa tante ore, ed è gente, deve essere gente che sorride. Il cameriere non va mai, non si sposta mai. Io dicevo ai manager, dobbiamo mettergli una catena di un metro perché non si deve allontanare mai dal tavolo. E adesso sono abituati. Un Matusale di Don Perignon Rosé possono averlo in tanti, non solo noi. E quando riesce a venderlo a 150-200 mila euro, allora lì è perché tutto il team è molto bravo. Quanto costa la bottiglia? Così, qui? No, qui no, qui costa una bottiglia di, forse la più cara, un Matusalem Rosé costa noi, credo, sui 40 mila euro a noi. Belli, alti, non musoni e magri. Belli, sai, belli poi dipende, uno può essere attraente senza essere bello, uno può essere figo senza essere un modello. No, siamo razzisti, solo le altezze. Quanto è il minimo per fare il cameriere da lei qui? No, siamo solo 1,75, 1,78. Poi qui siamo obbligati a pigliare dei locali. Filippini alti 1,80 m non ci sono, ma loro sono di secondo servizio. Ci sono 4-5 camerieri filippini che sono a disposizione a accenderti la sigaretta, versarti, portarvi a ghiaccio. A noi sulla spiaggia abbiamo un ragazzo che pulisce gli occhiali. Perché quando tu vai al mare, ti metti la crema, ti rimane sempre la crema sugli occhiali. Poi vai a fare il bagno, lasci l'occhiale lì, ritorni l'occhiale pulito. Ha fatto più comunicazione questa persona qui che qualunque tipo di champagne che puoi versare. No? Il nostro lavoro è, diciamo, che è a contatto con le persone, dobbiamo renderle felici. Balliamo, ci divertiamo. Fate bere le persone. Anche. Ci beviamo anche noi. Sì. Vi cercano molto, insomma. Sì. Arabi o europei? Diciamo che è mista la roba. Due giorni fa c'era un arabo sciccosissimo e ha speso tanto in bottiglie di cristal, champagne, insomma. Ci siamo divertite.
Guarda quella sera che vi hanno fatto i complimenti poi alla fine. Quando hanno preso quanto? 50 bottiglie? 50 sì, bottiglie? 50 gente che ha preso quanti, anche 5... Quanti arabi erano? Ma non tanti. Queste... 7. 6 o 7. 6 o 7 arabi, 50 bottiglie? Sì. E voi quante eravate? Noi siamo in 6. Sempre voi 6, quindi erano 6 sì. e 6, diciamo. Sei. Sì. 50 bottiglie chi se le ha bevute? Tutto il locale. E il tavolo che vi ha dato più soddisfazione finora? Non chi è? Quest'anno Twiga era su tutti i media, sui giornali. Credo che quella sera lì uno dei tavoli ha dato 50.000 euro di mancia. Due tavoli hanno speso quasi 500.000 di euro. A cena? No, no, a cena e dopo cena, tutto, tutto incluso. Voi venite pagate a serata o a fine mese? A serata, in base a quanto fate spendere qua? Dipende dalla situazione. E dei ragazzi che sono soli, guardano, vedono delle ragazze sole, ci invitano a stare con loro a bere qualcosa. Però noi non diciamo neanche che lavoriamo qua a loro, cioè loro pensano che noi siamo qua come clienti, quindi... Li fregate un po'? Ma sì, ma magari perché loro pensano che magari noi poi ci andiamo al tavolo soltanto perché dobbiamo, perché lavoriamo qua e dobbiamo essere accondiscendenti, invece no, cioè alla fine facciamo finta che ci faccia piacere, magari a volte ci fa anche piacere, non si sa mai. Cioè, gli lasciate l'illusione che vi rimorchiano in sostanza? Più o meno. Alla fine ci sta che qualcuno magari ti invita più tardi a fare un giro insieme, cioè, ma penso che succeda anche a qualsiasi ragazza che va a ballare con le amiche. Non vi dà fastidio l'idea di sentirvi sfruttate? Magari no, Non siamo poi alla fine. All'anno. Non ho mai fatto prostituzione come hanno voluto far credere che io ho fatto prostituire persone, mai. Se uno la voleva dar via, la dava via perché gli faceva piacere a lei. E lei si è trovato a preparare cene per starlette presunte tali e oggi invece porta cibo che le viene dato gratis destinato ai poveri. A me fa sentire felice. Più che quando davo da mangiare a certa gente. Beh, era un circo, c'era un po' di tutto. C'erano le grandi star, i grandi personaggi, i nani, le ballerine e gli approfittatori. Era un mondo che, valutando tutto questo tempo, ho valutato che non mi dava niente. L'amore di sentimento l'ho vissuto, ma non voglio tornare a parlarne ancora di una persona che non merita oggi di essere ricordata. Parliamo di Fabrizio Corona, no? Parliamo ma non ne parliamo. Quello è stato un grande amore. Era un amore nascosto, forse un amore comprato, forse un amore all'inizio corrisposto da ambo le parti. Dopo credo che sia partita una mina vagante nella sua testa e... è stato colpito da una grande malattia che non so come si chiamano soldi. Mi ha fatto molto tenerezza vederlo con la dentiera, vuol dire che vedere un uomo con la dentiera che non ha raggiunto l'età o il modo di potersi fare i denti o rifarli, qualcuno gliel'ha rotti. E l'ho trovato peggio di prima, assatanato di sesso, soldi, successo.
Flavio Briatore, lei è dentro. Buonasera. Allora, io, attenzione, colpi di scena continui. No, a posto. Allora, ma qual è questa storia dei filippini? Perché ci abbiamo tutto? No, ma non l'ho capita neanche io, l'ho sentita, ma non... Che hanno questi filippini che non vanno, insomma? I filippini sono perfetti. Vabbè, sono bassi, guarda. Vabbè, ma non è colpa loro. Non ho niente contro i filippini, onestamente. Credo che ci sia stato un problema con un tavolo qualche mese fa, qualcuno si era ubriacato e... avevamo detto che un certo tipo di quei gruppi lì non li facciamo più entrare, tutto lì. C'è un gruppo di filippini, sì, in particolare, certo, non certo. Tutti, no, i filippini, no. Proprio quelli che si ubriacano. Quelli che si ubriacano. Che si vedono, appena arrivano uno li riconosce subito. E non sopportano. Questo è un filippino che si ubriaca. No, ma li conoscono, alla porta li conoscono. Alla porta sono bravi. Allora, Trump. Perché a me queste cose ricordano tanto un po' Trump, no? Vorrei che lei ci avesse... uno sfrigolio di entrare sulla scena politica un po' come Trump, insomma, no? Perché magari qualcuno si indigna su questa storia dei filippini, qualcun altro mi dice no, ma guarda questo, insomma, è uno che dice le cose con chiarezza. Quindi un po' come fa Trump negli Stati Uniti, con i messicani. Trump vuol fare i muri con i messicani. Io credo, io sono convinto, io conosco Donald da 20 anni, 20, 22 anni, per cui... E all'atto finale è stato lui a sceglierlo per lo show, sì, sì, sì. Televisivo, no? E la finale dello show era comunque nel suo ufficio a New York. Sicuramente ha fatto una strada molto difficile, perché non è che ha buttato giù dei birilli semplici. Per arrivare alla nomination, Trump ha battuto dei grandi birilli, i Bush. C'è gente che ha una forza economica e politica enorme. Vuol dire che l'America, c'è una parte di americani che non supportano più la classe politica e vogliono vedere un contender alle presidenziali che parla come loro. Perché siccome noi in Italia siamo perlomeno 5 puntate avanti, no, rispetto agli americani, vuol dire che lei... potrebbe un po' approfittare di questa situazione qui, no? Io sono convinto che, non so come finirà, chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, però Donald dovrebbe essere molto contento di quello, dell'entusiasmo che si è creato attorno a lui anche, no? Perché noi qui non ci rendiamo conto, qui parliamo di Trump come se, specialmente all'inizio, no? Ricco, un po' sfigato, capelli, lo prendevano anche in giro per i capelli, per cui invece Trump ha dimostrato di avere il consenso della gente normale, di chi, perché l'America non è New York, non è Los Angeles, non è Washington e non è Boston. L'America è Dallas, è Fort Worth, è New Mexico ed è gente che capisce molto bene Trump, perché Trump è un imprenditore, ha fatto molto bene e molto male, Trump è fallito. Trump per 3 volte è stato in Chapter 11, cioè vuol dire che prima di fallire ti fanno un frozen dei debitori, poi cerchi di recuperare, per cui è uno normale, ha fatto bene, ha fatto male, ha avuto situazioni buone, situazioni cattive. E la gente si identifica molto di più di un personaggio così che non una Hillary Clinton che ha fatto la politica e questo lavoro qui da tutta la vita, per cui credo che sia, la gente si identifica molto di più in Donald. Allora, due cose, poi dopo continuiamo a discutere. Una è quella che sicuramente fa impressione, no? Questo attacco ai giovani che in Italia non hanno tutta sta voglia di lavorare. Perché? Cioè, in fondo siamo un paese con una grandissima disoccupazione giovanile. Vedo tanti ragazzi che scappano anche all'estero pur di far qualcosa. Da che ricava lei questa sensazione che non hanno voglia di lavorare? Io sono stato al sud, la polemica è nata, credo... Quindi quelli del sud? No, io ho detto il sud, c'era una situazione... O c'erano gruppi del sud, tipo gli ubriachi filippini che lei... No, non ci sono gruppi. Al sud ogni anno sono 100.000 ragazzi che cercano lavoro, che vanno, cercano di venire nell'Italia del Nord pensando che ci siano più possibilità. Germania,
Inghilterra e Spagna. Cioè noi abbiamo l'84% dei giovani laureati che cercano lavoro non al sud perché non c'è lavoro, cercano di... E sono da mirare perché sono ragazzi che prendono e vanno in un paese straniero, imparano le lingue perché quando non tutti sono perfetti, sia in inglese o francese o spagnolo, per cui si buttano. Io dicevo, il 14-15% che rimane è il 14-15% di gente che vuol rimanere lì, non ha voglia di studiare, non ha voglia di lavorare, e questo 15%, parlavo di ragazzi che non hanno voglia, che ragazzi che non cercano neanche lavoro, anche pensano che non ci sia lavoro. È un po' come il discorso... Ma la cosa grave è questa, che i ragazzi che vanno all'estero, trovano lavoro, poi non tornano più al sud, rimangono dove sono, per cui si impoverisce la classe giovanile del sud. I ragazzi che lavorano da noi a Dubai... Ah certo, ormai... questa è una storia che al sud avviene da parecchi anni, dal dopoguerra. Sicuro. Cioè tutti quelli che sono andati via sono tutti migliori, no? Sicuro, non è che sicuro. Sono quelli che sapevano un mestiere, sapevano fare qualcosa. I ragazzi non tornano più. Ci sono delle strutture. Noi stiamo aprendo un locale a Otranto, abbiamo fatto il casting e tutti i ragazzi che abbiamo cercato di avere con noi sono ragazzi che dicono no, noi preferiamo... rimanere dove siamo, Dubai, in Germania, in Svizzera, perché non possiamo ritornare in Puglia solo per 2 mesi all'anno, 3 mesi all'anno, perché non ci sono le strutture che supportano il lavoro per 12 mesi all'anno. Vuole farle un'obiezione, poi le faccio sentire una cosa e facciamo un commento su quella. L'obiezione, io so, credo di sapere che lei... tutta questa adesione, cioè, a questo mondo dei ricchi che viene, che spende tutti questi soldi, cioè lei personalmente, è una domanda, è tanto vale, dice lei, che riprendo io quei soldi perché se no li prenderebbe qualcun altro. Quindi io sono un imprenditore, so che quella domanda c'è. Però per esempio Dubai, no? Dubai ha avuto grandi problemi, diciamo, quest'anno, e negli Emirati in generale hanno dovuto vendere delle partecipazioni che loro avevano all'estero perché altrimenti non riuscivano a reggere lo stato sociale, quello che hanno, perché c'è la crisi del petrolio, no? Allora noi sappiamo che c'è questo montante, come dire, fondamentalismo islamista, no, nel mondo. Allora questi qui che vengono e spendono questi soldi in champagne, d'accordo, per lei sono una buona risorsa. Ma quelli che sono intorno a loro e da dove loro derivano la loro ricchezza, come la vedono questa cosa? A parte che già il fatto che bevono, insomma, la vedono un po' male. Poi che spendono tutti questi soldi. Persone che guadagnano pochi dollari per sopravvivere. Gente che in questo momento viene licenziata. Questa contraddizione lei la sente oppure dice vabbè, andiamo avanti, poi vediamo che succede. Perché lì c'è qualcosa che può esplodere, eh? Sì, sicuramente. Cioè, voglio Dubai... fare il catastrofista, ma prima o poi lei si potrebbe trovare in Kenya o nel suo billionaire di Dubai di fronte a delle persone che entrano e dicono: ehi caro, adesso chiediamo conto di tutto quello che ci è stato tolto, o no? A Dubai prima di tutto non vive di petrolio perché... No, non direttamente. È una grande operazione, l'area che c'è intorno, immobiliare. Certo. Dubai abbiamo circa 30 milioni di turisti all'anno. Parliamo turisti europei, americani. C'è una compagnia aerea che si chiama Emirates, che ha sviluppato il territorio, e il 70% della clientela nostra, europea, russa, italiani, per cui non abbiamo la clientela di Dubai, la clientela locale, è 14-15% sulla totalità. Non dimentichiamo che Dubai ha una stagione molto lunga, da settembre a maggio, poi fa molto caldo, poi c'è il Ramadan, per cui noi non abbiamo sentito questo problema. Il problema che sentiamo è questo, che a Dubai ormai ci sono circa 60 brand, per cui se sei bravo resisti, proprio per la crisi dei paesi attorno a Dubai, parliamo certo. Di Abu Dhabi, parliamo del Qatar, parliamo dell'Oman. E se non sei bravo sei fuori, diciamo. Adesso sei fuori. Adesso ci sono ristoranti e discoteche che stanno chiudendo, cosa che non era mai successa. Lei questa paura comunque non la sente, no? No, perché siamo... Non si preoccupa di questo futuro? Ma, no, io non mi preoccupo perché dovremmo recuperare l'investimento. Allora, in tempo le faccio breve. Sentire Tommaso Montanari.
Flavio Briatore, l'abbiamo sentito, sostiene che il lusso possa essere l'asset strategico dell'Italia di oggi e di domani. Lo diceva prima, recentemente ha avuto una polemica in Puglia, ha detto no, non serve il turismo popolare, non serve neanche il turismo culturale, è una fascia troppo piccola. Ci vuole il lusso estremo. Dovremmo dire, io insegno all'università, dovremmo dire ai nostri studenti, mettete via i libri, preparatevi a offrire servizi di lusso agli occupanti di barche di 70 metri. È un modello possibile, naturalmente. C'è un costo. Innanzitutto c'è un costo ambientale. L'Italia è un paese che ha avuto un'aggressione ambientale pesante. Guardiamo la Sardegna, come era e come potrebbe ancora continuare ad essere. E accanto a questo paese ancora bello, c'è un paese che è stato sfigurato dal cemento, che è stato aggredito dal cemento. Questo governo ha detto che alcuni porti, per esempio il porto di Otranto, sono opere strategiche di interesse nazionale. Bisogna però ricordare che abbiamo cementificato 2000 chilometri di costa in Italia. Il 65% della costa della Calabria è cementificata. E uno si chiede, vogliamo continuare così? È questa la strada che vogliamo? O ci sono modelli alternativi? Accanto al costo ambientale c'è anche un costo morale, sociale, direi un costo politico, democratico. Rischiamo un modello Versailles, un modello di corte, in cui il re sole mangia seduto, da solo, e tutti i cortigiani sono in piedi a guardarlo mentre mangia. Spettatori frustrati, cortigiani servili. È un modello in cui siamo già immersi fino al collo. Si è progettato di costruire un ascensore al Duomo di Milano, che porti sul tetto della cattedrale i ricchi per prendere l'aperitivo. Un luogo di incontro e di preghiera di tutta la società nei secoli diventa una location del lusso. E Napoli, una città che è governata da un sindaco che si dice attento ai beni comuni, viene presa a Dolce e Gabbana per alcuni giorni, le strade della città, le piazze, le chiese diventano luoghi di lusso dove si entra soltanto in modo esclusivo. Una città che ha bisogno di inclusione come il pane si rivolge all'esclusivo, che esclude, naturalmente. A Firenze, Palazzo Pitti diventa una grande showroom. Nelle sale gli autoscatti, selfie di Lagerfeld vengono appesi accanto a Raffaello e a Caravaggio. L'ha voluto il super manager scelto da Renzi e da Franceschini per guidare gli Uffizi e Pitti. E il grande cortile dell'Ammannati del palazzo diventa il luogo dove si svolge una festa di addio al celibato privata. È questo l'uso che vogliamo del nostro patrimonio culturale? La Costituzione dice che l'Italia tutela il patrimonio culturale per costruire l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana. Il rischio è che tutta questa bellezza diventi un grande teatro della disuguaglianza, quella che sfigura un mondo in cui l'1% usa le risorse del 99%. Il traguardo finale è Venezia, che non è più una città. Vedere una grande nave in confronto alla piccola Venezia ci dà l'idea del rapporto di forza. Chi è che governa? Chi è che comanda? I veneziani se ne vanno e Venezia è soltanto una grande location. È questo il futuro che vogliamo? Naturalmente ci si dice dobbiamo essere competitivi, ed è vero, ma ci sono molti modi di essere competitivi, c'è anche un altro modo per esserlo. Si può produrre futuro invece che campare di rendita col passato. Si può investire in ricerca, per esempio. Quest'anno il governo Renzi ha dato a tutte le università italiane, a tutte, per la ricerca, la stessa cifra con cui la Juventus ha comprato Higuain, 92 milioni di euro. In questo modo non si va da nessuna parte. Ci vuole un impegno a investire. Ci eravamo impegnati a investire il 3% del PIL in ricerca entro il 2010. Siamo nel 2016 e investiamo meno dell'1%. Io credo che ci convenga svegliarci, invece di svendere i beni comuni a un lusso estremo, metterci in grado di costruire il futuro. La scelta è molto chiara, cittadini pensanti o sfruttatori del lusso. Il dilemma non riguarda solo un modello di sviluppo economico, riguarda anche la qualità della democrazia in cui vogliamo vivere. Sta a noi scegliere e siamo ancora in tempo. Bene. Allora, sentiamo che cosa sta succedendo parallelamente su Facebook. Giulia! Michele, parallelamente su Facebook, ma soprattutto nella pancia del dirigibile, sta succedendo proprio l'altra Italia. Io sono qua con il mitico Saverio Raimondo e stiamo... Buonasera!
stiamo disturbando, non so se ogni tanto sentite le nostre voci da dietro. Soprattutto siamo... la mia. Per fortuna no, per fortuna no. Infatti. Se poi ci sentite fate un urlo che la proveremo ad abbassare la voce. Sì. Siamo in diretta su Facebook, proprio con i cellulari, dalla pagina di Servizio Pubblico. Ci stiamo filmando anche in questo momento e purtroppo rimarranno i segni su internet di questa cosa. Purtroppo sì, quindi sarai ricattabile, Giulia, mi dispiace per te. Purtroppo. Sì. Ma... Volevo chiedere se fosse possibile al dottor Santoro, visto il suo ritorno in Rai, c'è già stato in precedenti stagioni, come ci si sente sulla bolletta della luce? È un peso. L'ho pagata io, quindi. Perfetto, complimenti. Sento benissimo. Che prego, Giulia. Quindi tutto a posto. Abbiamo incontrato anche prima Briatore che entrasse in Italia. Non è la bolletta il problema, è come si spenderanno i soldi. L'importante è spenderli certo, bene. E non mettere le dita nella presa anche, se no uno prende la scossa con il canone. E quelli prego. Sono problemi. Allora, che dicono chi... Michele, chi... Le frasi di Briatore sono state un po' forti e su Twitter c'è stata un bel po' di polemica. Briatore, guardi, le dico che le stanno dando del razzista, perché le frasi sui filippini sono state preso un po' maluccio. Stiamo rischiando la crisi diplomatica con le Filippine. Ma anche solo perché un piccolo gruppo era quello lì dei filippini. Piccolo era... gruppo di filippini, piccolo gruppo di sudisti, diciamo così, erano tutti piccoli gruppi, non piccoli si rivolgeva e bassi a tutti. Poi. Lo so, infatti ce l'avete con me, mi rendo conto che io in difesa certo, della quota bassa. Tu ti sei sentito chiamato in casa. Sì, purtroppo sì. Anche con i tacchi il dislivello è aumentato, quindi il povero Saverio vuole quindi volete qualcosa? Quindi dirci? Volevano chiedere una spiegazione se Briatore quindi rivendica la frase sui filippini perché gli stanno dando del razzista. Intende attaccare le Filippine? Oddio, speriamo di no. La rivendica, qual è la frase? Lui ha detto che non si fanno entrare dei frase. Filippini che si presume siano, come dire, ubriachi già in partenza, prima di cominciare a bere, ecco, diciamo così, sono degli ubriachi votati al martirio. Ma il discorso sulla statura dei camerieri era stata sembrata un po' razzista. Lì bevono tutti, poi se i poveri filippini non possono bere, io trovo una cosa un po', come dire, un po' razzista quella, no? Perché entrano i filippini, mentre tutti stanno bevendo, no, tu sei filippino, no, non bevi. Questo è una cosa che un po' ci lascia perplessi, Inizia la crisi diplomatica, Italia attacca Filippine. Vuole dire una cosa a Montanari, lei, su quello che ha sentito? Io credo che... Voglio fare un esempio. Qualche anno fa i cuochi erano considerati degli ubriaconi o erano considerati degli sfigati. È nato MasterChef. Sono tutti belli e sono tutti fighi. Il problema qual è? Che chi fa cameriere, no, chi fa cameriere pensa di avere un mestiere sfigato, ok? Io credo che abbiamo più bisogno di camerieri che di commercialisti, abbiamo più bisogno di camerieri e gestori bravi che di dottori commercialisti che senza lavoro, che avvocati. A Milano esistono 7.000 avvocati, in tutta la Francia sono 7.000. Noi dobbiamo avere della gente che sa lavorare e che deve essere orgogliosa di fare un certo tipo di lavoro nel settore turistico. Perché le università italiane, quando lo studente a 30 anni e 28 deve cercare lavoro, non lo trova. Questa è la ragione per cui gli italiani laureati li trovo a Londra, li trovo all'estero. Se siete così bravi, perché non fate il concetto chi esce dall'università ha lavoro? Perché chiacchierare così è bellissimo, tutta teoria, tutta teoria. In Italia abbiamo bisogno di... Il turismo è la prima azienda, dovrebbe essere la prima azienda italiana. E c'è bisogno italiana. Di professionisti. Replica di Montanari, breve. Facciamo delle scuole alberghiere, serviamo la gente e facciamo del turismo un'industria top, cosa che è l'unica industria che può partire domani. A condizione però che non, e queste sono le parole della Costituzione in un articolo che non spero non verrà asfaltato, dice che l'iniziativa privata e dell'impresa è libera, purché però non sia in contrasto con l'utilità sociale e con la dignità. Questo è il punto, questo è il discrimine. Tutta questa bellezza ci deve servire a diventare una comunità, a diventare cittadini, o deve servire a pochi? I miei figli vanno in una scuola a Firenze in cui metà dei compagni di classe non sono italiani. E attraverso il senso di appartenenza della nazione, del patrimonio culturale, della bellezza di Firenze, cominciano a sentirsi italiani ed eguali. Dobbiamo dire che quelli sono i luoghi dove invece si fa l'addio al celibato dei ricchi. Cioè dobbiamo distruggere un mezzo di integrazione o c'è un altro modo sostenibile di fare tutto questo? Lasciamo la domanda senza risposta, pubblicità e subito dopo Geppi Cucciari. Bentornati,
alla seconda parte di Italia, che come sapete prende il nome da un dirigibile disperso al Polo Nord, un nome in qualche modo benaugurante. Infatti erano indecisi tra Titanic, Roma 2024 o Montepaschi. Poi hanno scelto questo, il Robert Plant che è in Santoro ha fatto questa scelta. Allora, il programma prosegue col ritmo ficcante di prima, con questa proprio allegria tipica d'asta giudiziaria. Allora, purtroppo Michele Santoro ci ha lasciati, c'è stato un editto bulgaro durante la pubblicità, solo che stavolta non arrivava da Sofia ma da Rignano. Quindi conduco io temporaneamente mentre a Palazzo Chigi stanno decidendo chi lo sostituirà. Io non vado bene, chiaramente non sono toscana, quindi sono indecisi tra Carlo Conti e Pupo, a breve ci faranno sapere. Veramente un vero peccato, perché questa edizione di Santoro ha la credibilità di sempre, quel ritmo così da Capodanno, da mutande in testa, consueto, e tra l'altro è per la prima volta totalmente priva di olio di palma. Tra l'altro volevo dire a Briatore che il pubblico questa sera è interamente composto da filippini che non sono stati fatti entrare al Billionaire, comunque sono qua anche a fare il lavoro che gli italiani non vogliono più fare, cioè guardare Briatore in TV. Comunque, caro Michele, devo dire che vederti senza Marco Travaglio fa un po' strano, ti ho visto così in camerino prima con quell'aria un po' triste da Brad senza Angelina, così un po', sembravi un po' Di Maio senza cartina geografica, ma sono certa che ti orienterai. Ti ringrazio per avermi invitata e per ricambiare in qualche modo volevo leggerti un brano che ha a che fare con le donne, ma con la Costituzione. Allora, la Costituzione nostra, la più bella del mondo, alle cui pecche più grandi, secondo me, è stato già posto rimedio. Nel 65. Allora, vediamo come. Di Costituzione si comincia a parlare nel 1946. A un certo punto i padri costituenti si chiesero se la donna, che votava soltanto in realtà da 2 anni, potesse o no fare il magistrato, no? Che poi in realtà è la funzione più vicina al cielo, cioè sei chiamata a giudicare. Praticamente puoi diventare Dio così o addirittura Gio Bastianich. Il dibattito fu molto molto serrato, quindi allora io leggo testualmente dagli atti dell'Assemblea Costituente. Piero Calamandrei prese la parola e disse: si è obiettato che le facoltà psicologiche della donna sono soggette a periodiche variazioni che potrebbero portare a una discontinuità dei giudizi, ma ritengo che in certi giudizi, come quelli di separazione coniugale, l'intervento della donna sia utilissimo per raggiungere un maggiore equilibrio di giudizio. Allora, praticamente Calamandrei riteneva che noi donne non potessimo fare i magistrati, diciamo, soprattutto in quei 5 giorni al mese, così in cui siamo così dolcemente complicate, impossibile spiegare certe giornate, amare lascia stare. Però attenzione, che arriva un importante penalista milanese, il professor Orfeo Cecchi, che nel 1947 dice: no, non bisogna discriminare le donne in alcuni casi, vanno discriminate sempre. Leggo: la donna è a uno stadio intermedio tra il bambino e l'uomo, come si rileva anche dalla sua fisionomia, dalla mancanza di peli sul viso. Orfeo, parlandone da vivo, guarda, parla per te veramente, Dio benedica la depilazione laser. Dal tono della voce, dalla debolezza organica, forse proprio ci saremmo estinti noi come razza umana proprio, e dalla psicologia a base istintiva, sentimentale, capricciosa, soprattutto, orbene dice l'Orfeo, ha un essere simile, sopraffatto dalla simpatia o antipatia sessuale che si vuole affidare anche la difficilissima e delicata funzione del magistrato, un essere che ha soprattutto quando è giovane scarsissimi scrupoli e freni morali. Adesso Orfeo, te l'ho già detto, parla per te, perché io in quanto ad assenza di freni morali me la cavo ancora abbastanza bene. Però fortunatamente la vita si vendica, perché nel 1965 le donne finalmente accedono alla magistratura. Nel 1965, pensate, e proprio quest'anno, nel 2016, le donne magistrato sono più degli uomini, finalmente. Pensate, invece nel 1965 questo è successo, che è l'anno in realtà in cui, se non ricordo male, Santoro e Ruotolo invadevano personalmente la parte dell'Ungheria che era rimasta, diciamo, sfuggita ai russi. Il problema comunque, per parafrasare Gaber, non è il professor Cecchi in sé, ma il problema è il professor Cecchi in ognuno di voi. Voi uomini proprio, che in fondo, dai, la donna, dai, un pochetto inferiore, sì, dai. Gli uomini che decidono, che danno alle donne mediamente uno stipendio inferiore all'uomo del 16%, il 36% se laureate, lui cassiere, lei cassiera, 16% in meno, lui postino, lei postina, 16% in meno, lui albano, lei romina, 16% in meno.
Però nel mondo occidentale essere una donna che lavora significa guadagnare meno a prescindere. Allora, Briatore, lei le donne come le paga? Le paga uguale? Era una domanda retorica, non fa niente. Ecco, prima, tra l'altro, comunque la ringraziamo anche per aver posto proprio delle risposte alle domande che tutta l'Italia si sta facendo, cioè c'è crisi a Dubai? Io lo so che tutta l'Italia vuole avere una risposta a questa domanda. Comunque, prima di lasciarvi a questa valle di gioia in consulta, vorrei parlare di un altro luogo, in realtà, in cui la percezione delle donne si è fermata al 48, però proprio al 1848, che sono i social. Allora, tu Michele non sei su Facebook, non sei neanche su Twitter, non sei su Tinder, niente? Tinder, te lo spiego io, è un social, cioè per fare incontri occasionali con gente con cui non andresti mai neanche a cena, cioè praticamente la maggioranza del governo Renzi. Allora, io sui social ci sono invece perché comunque è un modo per comunicare con gli altri. E ieri per esempio uno voleva tirarmi su, secondo me, per farmi un complimento, mi ha scritto in posta privata: sei una cessa, ma stai tranquilla, due colpi te li darei. Ci avete riso? Questo è il ciechi che è in voi che vi ha fatto ridere. Allora, è chiaro che, voglio dire, tra l'altro queste parole anche molto severe che mi ha voluto dedicare questa persona, che in qualche modo ha dato un giudizio di me in qualche modo affrettato, però al netto di questo giudizio, che ritengo un po' severo, questo me l'avrebbe mai detto in giro per strada, questa cosa? Io credo di no, perché secondo me stare sui social in realtà è come guidare la macchina, cioè credi di essere in una bolla, credi che non ti veda nessuno, gli altri non ti vedono, quindi tu sgommi, insulti, magari se investi qualcuno scappi, perché ti senti invincibile, in realtà sei soltanto un coglione. E perché in macchina in realtà funziona proprio così come con i social: se non li sai usare, se non li sai guidare, finisce che ammazzi qualcuno, come è successo a Tiziana. Allora, io a questo punto volevo dire anche a Michele, in realtà, che adesso io purtroppo ti devo lasciare perché devo andare a inaugurare il centro commerciale con Zagrebeschi e Santoro, no, tu non verrai chiaramente, Marco Travaglio, e comunque hasta la vittoria, forse. Vabbè. Allora approfitto, oltre a ringraziare Giuseppe Picciari, approfitto per dire una cosa: mi fa molto piacere che, nonostante le diverse vedute che abbiamo sulla RAI, sia con noi stasera tra il pubblico Marco Travaglio. E vogliamo salutarlo. Detto questo, riprenderei quel mio racconto. Certo, Geppi ha messo talmente carne a fuoco sul piano storico che si fa una certa fatica, insomma, a rintracciare il filo di una storia. Ma quando accadde che quel famoso cavaliere di cui parlavamo prima ci cacciò dalla televisione, accadde questo: che nel paese si sviluppò, proprio sul piano televisivo, una linea di resistenza che secondo me celebrò il suo grande giorno di vittoria quando quel cavaliere mise piede dentro uno studio che si chiamava Servizio Pubblico e che era stato voluto da 100.000 cittadini italiani che avevano versato 10 euro pur di far vivere uno spazio televisivo al servizio del paese. Quindi quel cavaliere che voleva distruggere tutto in realtà chiese ospitalità a quello studio. E per me questo fu il momento nel quale noi potevamo dire con certezza che la resistenza aveva trionfato. Fu un grande evento televisivo. Devo dire che quello che successe quella sera fu più o meno, moltiplicandolo per 1000, quello che succede ogni volta che facciamo delle trasmissioni che fanno molto discutere il paese, ovvero grandi commenti negativi, grandi commenti positivi, appassionanti dibattiti sulla rete. Ma il guaio è quello che accadde dopo. Quello che accadde dopo fu trasformare un trionfo televisivo in una sorta di disavventura totale dell'umanità. E perché? Perché sulla rete bande di propagandisti inferociti cominciarono a dire: Berlusconi ha vinto, perché quelli di Berlusconi dicevano che Berlusconi aveva vinto. Ma arrivarono quelli di Grillo, i quali dissero: Berlusconi ha vinto, perché avevano bisogno di dire che noi non servivamo più a niente. E poi arrivò Bersani, che disse: Berlusconi ha vinto, perché così quando lui poteva
incappare nel fatto di perdere le elezioni, c'aveva già un bell'alibi. In fondo le elezioni le avevamo fatte perdere noi con Berlusconi. E invece è successo che Bersani le elezioni le perse, ma con Grillo, non con Berlusconi. Quindi che cosa accadde? Che per la prima volta un grande evento televisivo fu battuto dal senso comune che si era creato sulla rete, dalla diffusione di un grande dibattito sulla rete. E questo indebolì moltissimo i giornalisti e fece nascere anche in alcuni leader, per esempio in Grillo, l'idea di fare tutto da soli, anche una televisione che si chiamò La Cosa, la televisione dell'uno vale uno. Solo che quella televisione, che nessuno di voi ricorda, valeva zero e rimase a zero. Ma Grillo, come tutti gli altri leader, Renzi, Salvini, pensarono subito che si potesse fare a meno del giornalismo, che si potesse andare direttamente a conquistarsi l'opinione pubblica con un rapporto diretto con l'opinione pubblica grazie alla rete. Quindi nacque questo dialogo diretto tra i leader e la rete. E che cosa successe? Che anche i divi della televisione, oltre ai giornalisti, si impoverirono, guadagnavano sempre tanto, ma come vedremo sono costretti a fare un tour massacrante di selfie pur di mantenere la loro popolarità. E sulla rete nacquero anche figure come quelle delle fashion blogger, le quali possono rimpinguare il loro salvadanaio dopo essersi laureate guardando contemporaneamente Uomini e Donne all'università. E sempre più ricchi diventarono Google, Facebook, Instagram, mentre la televisione diventava sempre più povera. Un po' come Benetton con le autostrade, soltanto moltiplicato per miliardi e miliardi. Le ville costruite proprio a picco sul mare. Qui c'è la nostra spiaggetta, questa personale, privata, della Comunidad. Questa è un'altra Ibiza che non ha niente a che vedere con quella che abbiamo detto dei carnai, delle spiagge. C'è gente che aspetta ore e ore fuori un ristorante, non pensando alla propria giornata di mare o ai propri figli, alla propria famiglia, ma stando soltanto fuori alla porta del ristorante ad aspettare che scenda Messi piuttosto che Cristiano Ronaldo, piuttosto che, senso, questo voglio ma non posso, questo voler per forza partecipare a questo mondo, a questo circo mediatico di cui noi facciamo parte per un motivo o per un altro. Mi sembra un po' ridicolo. Ho incontrato tanti VIPs che qua non mancano mai. Renga, Panariello, Bonolis, Zucchero, insomma più di così. Qual è il livello sociale delle persone che frequentano l'isola? Adesso diciamo che c'è di tutto e di più. Tipo? Tipo basso, anche basso livello. Basso livello? Sì. Diciamo anche solo, insomma, operai. Ci sei te, Renga e Zucchero. Ti sei seduta in braccio proprio? Sì, finalmente ce l'ho fatta. Sono qui da 3 ore. E perché ti piace Renga? Ah, perché è romantico, perché è troppo bello. Sei fidanzata? No. Però mi dà quello spiraglio di luce nell'amore. Stava fumando, non so nemmeno se mi ha sentito. Da dove vieni? Da Napoli. Quanto ti costa questa vacanza? Assai. Quant'è assai? Finora so quasi 1500 euro. Cioè, mio padre è operaio. Tuo padre è un operaio? E mia mamma è casalinga. Che lavoro fai? Faceva la cassiera in un bar. In un bar.
E oggi accorciare così le distanze, aspettare 3 ore e poi finalmente arrivare ad avere una foto con Renga, che vuol dire? Vuol dire che per un po' ho raggiunto la felicità. Ho guadagnato tanti soldi e lo sanno tutti quanti, perché tutti quanti guadagnavamo tanto, perché c'era molto interesse in questo, c'erano molti soldi anche in televisione, ma anche 10, 15, 20 mila al mese, dipende. Però erano anni in cui c'erano tanti soldi per tutti. Oh Sonia, i prossimi giorni prima di partire noi abbiamo rotto le scatole, però magari il servizio tu lo sai, basta che mi fai il culo come quello dell'altro anno. Sì, dai, che così mi baci, dai. Che noi almeno ci garantiamo un paio di servizi, uno a chi, un altro, no, che ne so, tranquilliva. No, guarda, te lo sto dicendo apposta, senso, non ti abbiamo mai fatto foto fino adesso, siamo stati qua. No, ma a parte quello. Non te l'abbiamo mai rubate, nel senso, cioè, abbiamo questo rapporto, ti pare che mi metta a rubarti le foto, cioè. Perché c'è questa euforia che accompagna una vacanza di una settimana? Si spende quanto le persone non hanno. È importante dire io c'ero. Che effetto le fanno tutti questi? Che effetto le fanno tutte queste persone che aspettano per un selfie? Che qual è il senso secondo lei? E non le chiedere a loro, sono loro che lo fanno, io. Per me ha il senso il loro, alla fine sono contenti, che devo fare? Mi fa piacere, sono contenti. C'è stata un'enorme polemica sul fatto che lei ha postato una foto del vostro aereo affittato, privato, affittato. Io faccio fondamentalmente un mare di foto, molto spesso mi trovo anche a discutere con lui perché io fotografo molti aspetti della nostra vita. Quello è un aspetto della nostra vita, nel senso che comunque non è la prima volta che noi viaggiamo in quel modo lì. Ma se tu pensi appunto che chi magari ha un tenore di vita normale, magari per dare ai propri figli l'opportunità di viversi una settimana e di fare una foto con un personaggio popolare, sì, no? O comunque di andare in una spiaggia con un mare bello, eccetera, fa dei sacrifici. Nel nostro caso comunque mi sembra, cioè, è comodo viaggiare in aereo privato e quindi non vedo perché non farlo. Matteo, lei qua è ospite o... Di chi? Non so, no, qua caccio i soldi. Quanto è pagato? Io per stare qua. Non ha cenato. No, e che ceni qua? Tanto vale che gli lasci il portafoglio, no? Si cena da un'altra parte e qua si viene a parassitare qualcosa. Facendo questo lavoro è basso, e sono sempre foto scomode, cioè nel senso che i personaggi tutti vorrebbero essere fotografati sempre come la famiglia del Mulino Bianco, però la vita reale non è quella. Se sei un personaggio pubblico devi stare un po' più attento degli altri, però questo è il compenso, no? Che si paga, perché la tua immagine vale e tu campi la tua immagine, tu personaggio. E quindi c'è un rischio che comunque corri. Forse è una cosa troppo anche egoistica dire nella mia situazione vorrei un figlio. Cioè come me lo faccio? Cioè un figlio nel senso, nel momento in cui sono single, mi piacciono le donne, sto con una donna. Cioè sarebbe un progetto, no? Che forse in un futuro con una persona vicino. All'inizio, diciamo, dirlo a mia mamma è stato per me semplice, e forse è difficile per lei accettarlo. Mia mamma è una persona talmente matura, talmente avanti, che subito, cioè, ha fatto forse lei un percorso che ho fatto anch'io, però parallelamente l'ha fatto anche lei, e io oggi, a distanza di tantissimi anni, insomma ormai da tanti anni, non la vivo proprio in maniera serena anche con lei, e lei soprattutto è serena perché vede che magari la figlia, a prescindere da
con chi va a letto è una persona comunque serena, una persona che comunque ha preso una sua strada, una persona che comunque... E credo che comunque per i genitori sia quello la cosa più importante. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi al web che io non mi fumo cane, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma contrattore tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, spaccio acqua minerale. Quando indossano qualcosa loro ha un risultato diverso, no? Rispetto anche magari ai personaggi di spicco, no? della TV o dello spettacolo, hanno una rilevanza diversa, c'è un ritorno che è importante. 100-200 euro a post, a foto, ti dicono quante foto vogliono, tu gliele fai. Dai, questa è carina. Bella. Dai, ce n'è uno che si salva, ti prego, lo voglio mettere. Un bobo con tutti i VIP che vengono qua, c'è un agglomerato di gente che è incredibile. Infatti c'è dalle 11, noi stamattina non ci facevano entrare. Abbiamo dovuto fare il giro da di là. Ah sì? Sì. I VIP li fanno entrare? I VIP li fanno entrare perché hanno il lettino, la prenotazione, mangiano, fanno un po' di spettacolo, giustamente, ci sta. La gente in generale viene qua perché vuole vedere Bobo, che scommette, partono delle sfide di ciupiti, 200 ciupiti, 200 ciupiti. Cioè, la gente è disposta a pagare il ciupito a Bobo Vieri? A Bobo Vieri. Per sfidarlo. Per sfidarlo? A footvolley, cioè c'è la rete, ah, okay. E si gioca a calcio, però con la rete, no? E gioca lui da solo contro, boh, 2, 3, 4, 5 persone. Non ha paura di nessuno, Bobo. D'altronde è il re dell'isola. E ogni volta che mi parte si fa imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere. Cosa c'è di diverso tra voi e le ragazze che invece sono uscite dai vari reality, Grande Fratello? Noi magari cresciamo di follower dopo 1-2 anni. Loro già dopo 2 mesi che sono in televisione iniziano ad avere un manager, iniziano ad avere le collaborazioni, iniziano ad essere pagati per andare di qua e di là. Io vivo da sola a Milano, quindi ho iniziato con gli autoscatti e anche lì, cioè, posizionare il cellulare sul calorifero, bloccandole con il portaocchiali, mi cadeva ogni 2 secondi, si bruciava col calorifero, riuscire a trovare la luce, la posa. Non è facile come sembra. Svegliarsi la mattina un'ora prima di andare a lezione, farmi la foto, il weekend mi cambio 7 volte e scatto 7 look diversi per pubblicarli la settimana dopo. Cioè, è impegnativo. La persona, il follower che ti segue, vede l'hotel in cui sei stata, gli piace e quindi magari nel suo prossimo viaggio andrà lì, capito? Ormai tutta la pubblicità funziona più con noi che sul giornale, che sulla TV, che sul poster in strada. Tu lo faresti in io reality? Sì. Sì? Sì, sì, ma perché io li seguo tutti, mi piace, quindi ci andrei subito. Quale ti piace di più? Beh, Uomini e Donne, Grande Fratello. Isola dei Famosi non so se ce la farei, stare in un'isola a mangiare pesce crudo. Sarò uno come tante le altre che guardo, soprattutto Uomini e Donne, io mi rivedo le puntate anche la sera dal computer prima di andare a letto. Sì, sì, voglio sapere tutto, sono proprio curiosa. sono così. Ti riguardi la puntata di Uomini e Donne la sera? Sì, se l'hai per persa, esempio durante... sono all'università e non posso guardarla, o la guardo lo stesso all'università, tanto sei dietro al computer, cuffiette, la guardi lo stesso, se proprio è da non perdere. Invece se magari si può perdere, la riguardo di sera. Quando è che non si può perdere una puntata di Uomini e Donne? Beh, quando c'è la scelta. Cosa? Assolutamente, quando c'è la scelta. Non si può perdere, infatti l'ho visto durante la lezione. Andiamo a comando. We'll be right back.
gira come kebab, spengo la musica dentro il club. Se noi abbiamo una pagina Instagram così è perché piace far vedere alla gente quello che facciamo e continuo a farlo sempre di più. E per me è assurdo pensare che loro non condividano con le altre persone, anche sconosciuti, quello che fanno. E per loro mi dicono come fai tu, cioè cosa gliene frega agli altri. A me piace far vedere alla gente dove sono, che non è tirarsela, e far vedere alle persone come ti vesti tu, far vedere alle persone che tu ci sei, e, nel senso, come persona, far vedere che esisti. Sera. Qui ci devi un po' aiutare, no? Ad orientarci, no? Sì, oddio, orientarmi. È importante per esistere essere sui social, cioè questa è la cosa che ci dice questa fashion blogger. Beh, se bisogna esserci così, forse vale la pena di nascondersi un po', ecco, anziché esistere. Vorrei suggerire a queste ragazze, ma non voglio fare... Non voglio fare la vecchia zia bacchettona, insomma, non voglio giudicare. Tutto è cambiato da quando si è spostato sul telefono questo mondo. Il telefono vuol dire essere continuamente interconnessi. Quello sicuramente è stato il primo step. Io direi che, insomma, ora guardando questo servizio, la prima cosa che mi viene da dire è che, insomma, certe dichiarazioni fanno gelare il sangue. Allora, una ragazzina... a cui si chiede cosa ti piace, l'unica cosa che sa dire è una ragazzina connessa, quindi che segue molte cose, in contatto con tantissime persone, queste sono ragazzine che avranno 100.000, 200.000, alcune 1,5 milioni di follower, insomma torna a casa la sera e si guarda le puntate di Uomini e Donne, cioè già guardare Uomini e Donne è un reato, ma andarselo a ripescare la sera sul web è da 41 bis, cioè mi viene, sbaglia un congiuntivo... Allora, finita la parte del giudizio, ecco, io voglio dire, sono sui social e ci sono anche tanto, ci sono una grande presenza perché sono su Facebook, sono su Instagram, sono su Twitter. Sei nata anche dentro quel mondo, diciamo. Sono anche nata. Sei diventata popolare. Tramite un blog. La tua popolarità è cresciuta con la TV. No, sì, esatto, io sono nata su un blog, ma non sono nata vivendo la mia giornata facendomi autoscatti, io sono nata scrivendo, che è un'altra cosa. Queste ragazze hanno scelto una strada ben precisa, il problema è che parlano del loro, tra virgolette, lavoro, io direi del loro hobby, come se lavorassero in un'acciaieria, cioè io le sentivo parlare, mi devo svegliare un'ora prima la mattina, e beh, ti vuoi fare una foto, cioè lo scegli tu nella vita, insomma, di avere questa attività parallela, ecco, però il lavoro è un'altra cosa, cioè si contano i followers, io non... difficilmente vado a vedere tutti i giorni. Cosa pensi di questo cambiamento per cui il divo televisivo ormai non può fare a meno, no, di questo contatto anche con la rete? Per cui poi il selfie è quello, no? Cioè in realtà loro diventano, come dire, lavoratori per tutti quelli che sulla rete vogliono dire che hanno avuto questo momento di contatto, col divo. Sì, è una vita faticosissima. È una vita faticosissima, però in realtà il selfie a sua volta fotografa un momento e un passaggio storico. No? Prima non c'era un contatto tra il personaggio e il fan, l'ammiratore, il pubblico, la platea. Oggi, tramite i social, questi sono mondi che si toccano. Carminati direbbe che forse i social sono una terra di mezzo, dove tutti si incontrano, i ricchi, i poveri, il dipendente, il datore di lavoro. E il divo deve concedere qualcosa di sé, se no... Il divo deve concedere e gli piace pure, devo dire, non è che si sottrae. Cioè, prima avevano l'alibi, no, del paparazzo, dicevano, ma io non volevo mostrare questa parte di me, io ero sulla barca, mi hanno fotografato. Oggi in realtà il divo è il paparazzo di se stesso, cioè si propone. Come ti spieghi questa schizofrenia, no? Cioè noi abbiamo sentito prima echeggiare questa polemica con Bonolis, che era andato con un aereo privato preso a Nolo, lui che se lo può permettere, diciamo, a fare le vacanze a Ibiza. Infatti tu hai detto, è una cosa normale, c'hai i soldi, prende l'aereo privato. E lì invece è stato selvaggiamente... bacchettato dalla rete, perché poi sua moglie fa questa attività social di mettere le loro foto sulla rete,
Si sono scatenati tutti. Beh, è chiaro che questo esibire la ricchezza, i privilegi e questo poter accedere, no, alla vita dei personaggi crea invidia sociale. Cioè, l'invidia sociale oggi è feroce ed è violenta. C'è però una sorta di complicità. E allora come si spiega che quegli altri che sono ricchi e si mettono le foto sui siti, tipo Vacchi, poi dopo hanno 1,5 milioni di follower? Perché è un rapporto perverso e complice, cioè li guardi con aria livida, ma allo stesso tempo anche allora, agognante. Anche se o li attacchi oppure li vai a guardare, sempre la stessa cosa. È un rapporto perverso, però in qualche modo uno alimenta l'altro. Sono tutti insieme. È un po' una cricca. Noi li guardiamo anche se. È una criccona, per una cricca di milioni di persone. È una criccona permessa. Poi ovviamente si paga questo esibizionismo sfrenato, perché oggi diciamolo, insomma. Fermati un attimo qua, perché questo signore che sta accanto a te si chiama Salvatore Bandog. È un rapper, cioè scrive delle canzoni molto belle secondo me dal punto di vista dei testi, però ha una vita interessantissima alle spalle, una vita possiamo dire violenta, citando Pasolini. Si viene a creare un mondo, no? Noi guardiamo questo mondo, sembra quasi l'unico mondo che cancella tutto il resto, no? Un mondo fatto così di cose leggere, di ricchezza, di champagne, di cose nelle quali tutti vorrebbero entrare. E poi c'è una parte che ha la rabbia dentro, no? Che in questo mondo non può entrare, ma vorrebbe entrare, perché non sono poi tanto diversi quelli che stanno dentro i quartieri popolari di Napoli, quelli che diventano delinquenti, quelli che diventano criminali, non hanno desideri tanto diversi dal successo, dai soldi, dalle donne, dallo champagne, dalla droga, è così? Sì, è la stessa cosa. Tecnicamente è la stessa cosa, sì. Perché? Perché è la stessa cosa, perché si ispira allo stesso modello, soltanto che quello è un modello criminale, quello è un modello relativamente onesto, ma si ispira sempre al potere, alle donne, al vestire bene, a fare invidia agli altri e ad essere al top, in, anche per un solo giorno di gloria, uno, basta avere un nome, quel giorno io ho avuto il mio momento di gloria, basta un'ora, basta un minuto, una notte da leoni ed è finita, perché si sa anche che non si potrà arrivare a quello a cui sono arrivati tanti. Dove sta Trump, dove sta Briatore, dove stanno questi, no? Ecco, sì. Uno non ci arriva, tanto vale che ci arrivi per una notte sola. Ci arriva per una notte sola, o si fanno sacrifici per un anno, perché rendiamoci conto che i ragazzi oggi, chi ha la fortuna di avere un lavoro, la fortuna, perché oggi è una fortuna, guadagna 800 euro al mese, 1000 euro e 1200. E si ha la sfortuna, e anche la fortuna, perché purtroppo a volte si ha anche la sfortuna di avere i figli, perché non puoi mantenerli. Paghi 1000 euro con 1000 euro paghi 600 euro d'affitto, 400 euro di bollette, il mangiare non lo so da dove viene, non piove giustamente dal cielo. Quindi bisogna fare le capriole, stringere la cinta per arrivare a fine anno, per fare anche qualche debito con qualche strozzino, per andare in vacanza magari, non lo so, perché io vacanze non me ne sono mai potute permettere, soprattutto dopo l'entrata dell'euro, per fare vacanze e fare la foto col VIP dietro per sentirsi leggermente VIP, un VIP in seconda. Ecco. Senti, nei quartieri mi vieni darti del tu, perché a furia di leggere le tue canzoni, poi do del tu a Selvaggio, quindi do del tu anche a te. Quando nasci dentro un quartiere popolare, no? Quando tu nasci in una zona, diciamo, tranquilla della società, hai di fronte a te varie scelte, puoi fare quello, puoi fare quell'altro. Certo. Ma se tu nasci dentro certe zone di Napoli, è come se avessi solo una scelta di fronte a te. In realtà non è così, perché ci sono tanti che quelle scelte non le fanno. Però sei quasi condotto, no, a delinquere, sei quasi condotto per conquistare quel momento di celebrità o quei soldi o quel successo a diventare un criminale. Più che condotto, i ragazzi seguono gli esempi. Se io vedo che la macchina rotta è di un operaio, una brava persona, e un altro va a lavorare a piedi ed è una brava persona, e il dottore non c'ha una lira, e poi noto una Lamborghini a 14 anni, qualunque ragazzo a 14 anni sogna i vestiti belli, le macchine belle, credo che tutti l'abbiamo sognata a 14 anni, di chi è quella Lamborghini? Ah, è, non so, di un 'ndranghetista, di un mafioso, di un camorrista, adesso in Italia ne abbiamo tante, e allora un bambino di 14 anni si ispirerà a quella persona,
Se un ragazzo svizzero lavora in Svizzera e vede la macchina rotta del ladro e le macchine dell'avvocato, del giudice, del magistrato o del dottore, che sono belle macchine, un ragazzino non è stupido, soprattutto oggi, quindi ispirerà a diventare dottore, magistrato, avvocato e non ladro. Credo che sia normale. Credo che sia normale. Tu sei arrivato a Rimini, no? Sì. Sei arrivato a Rimini a un certo punto della tua vita e hai detto deportato. Io qua, deportato, non spostato per, da tuo padre per evitare che facessi, sì, diciamo, una brutta scelta. Sì. Però tu l'hai fatta lo stesso questa brutta scelta, perché a un certo punto forse hai detto tardi. Io mi devo conquistare questo spazio. Hai cominciato a usare la violenza per costruirti uno spazio tuo, nel quale comandavi tu. Ti chiamavano o barone, no? Ecco, a Rimini. Perché, questo che è un, questa è una cosa che forse noi eravamo ancora più tranquilli di quelli di oggi, perché la società, andando avanti, ha messo altri desideri davanti a questi ragazzi. Che sembrano molto più accessibili, ma non è vero per niente. Forse erano più accessibili tanti anni fa di adesso. Quando non si viene accettati, quando si viene rifiutati, quando si viene odiati per un dialetto, per un comportamento, perché vieni da un'altra parte, perché per qualunque perché motivo. Sei diverso. Perché sei diverso. Ecco, a una certa età un ragazzino può esplodere in una qualunque maniera, che può diventare una vittima del bullismo, che è sempre esistito. Poi con la televisione, i telefonini, è nato il bullismo. Anche quando ero bambino io c'era il bullismo e non avevamo i telefonini. Chi poi è diventato vittima? Chi ha avuto paura e ha subito le conseguenze? Magari è diventato una brava persona, è scappata. Chi a un certo punto è esploso come me e si è difeso. Difendendoti ti devi anche rendere conto che la legge è la legge. La giustizia non è la legge. Perché in Italia la legge è la legge, ma la giustizia in Italia non esiste. La giustizia in Italia non è la legge. Quindi se ti fai giustizia sbagli, se ti difendi sbagli, devi subire i soprusi, devi stare zitto. Comunque tu le violenze le hai fatte, diciamo, in quel periodo. Le violenze là. Le ho fatte perché le ho subite. Perché da noi si cresce in 60 bambini per strada, il più grande mena il più piccolo mena il più piccolo, fino a quando non diventi grande pure tu. E fai la stessa cosa in automatico, senza rendertene conto, fino a quando non cresci, diventi uomo e cominci a capire che la violenza fa schifo, che tante cose sono solo degrado e non sono la società e la civiltà, ma quello che ci tengo a dire è che non sono cose che sono solo nella mia città. Io vivo all'estero da tanti tempi e devo dire che Milano, e devo dire che tutte le metropoli, non voglio condannare Milano o Palermo o Roma, tutte le metropoli italiane hanno zone così. Ci hanno zone, adesso che siano ragazzi che vengono condannati, da fuori, ragazzi che vengono dal meridione o gruppi misti, condannati ad essere emarginati e si sfogano, si ribellano, perché non c'è nessuno che va a prendere questi ragazzi e li mette su una strada, no, solo calci nel perché sedere. Perché li fanno schifo dalla nascita, possiamo dire così, alla società per bene. Se tu vai già sul vomero e sei come me, e arrivi col mio atteggiamento a parlare sul vomero, già la gente del vomero, che è casa mia, è Napoli centro, mi guarda malamente, santo, perché gli parli in adamanese. Già per loro, già mi emarginano. Già straniero. Già mi emarginano a un chilometro da casa tua. Si paga a Milano, capito o no? Quello che voglio dire. Senti, l'ultima cosa ti voglio chiedere. Tu non solo hai trovato nell'arte, diciamo così, un tuo elemento di equilibrio, no? Anche se le tue canzoni raccontano quello che stai dicendo qua, raccontano la disperazione, la rabbia che viene cancellata dalle immagini che abbiamo visto, no? Quello raccontano. Questo altro mondo che nessuno vuole guardare, che nessuno vuole prendere in considerazione. Ma hai pure provato, hai una bambina di 10 anni, hai provato a fare l'operaio e ogni volta la giustizia comunque ti insegue, perché quello che diceva prima Briatore, a quelli come te non è data la seconda scelta, la seconda opportunità, perché una volta che hai sgarrato è un'infilata di scomuniche, è così? È quello che i ragazzi di oggi dovrebbero capire, di ragionare un poco più intelligentemente, perché noi siamo un numero. Una volta che tu delinqui o sbagli, tu per lo Stato diventi una fonte di danaro. E questo io non lo sapevo. Diventi, e non solo io, siamo tantissimi in Italia. Però io credo che quando un ragazzino o un ragazzo faccia un reato minore non debba essere messo in galera in mezzo ai leoni, ma debba essere messo in dei centri che lo facciano
recuperare, non lo facciano diventare ancora più violento, più cattivo, o lo facciano organizzare per fare dei crimini ancora peggiori. Perché la galera non ci sono corsi, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è una gabbia e una cella da tre, ce ne sono 9 con i pidocchi, scusatemi, con l'AIDS, non ci sono corsi di niente ad aspettare un con fine la violenza e niente. Sì, e di nuovo ritorna la violenza, certo. Cioè. In certi carceri, mentre magari in certi carceri del sud esistono ancora delle regole, mentre in delle carceri del nord esiste chi è più cattivo e chi è più forte. Comunque non c'è una rieducazione, e se mi metti un ragazzo che per due spinelli va in galera e si deve fare anche 3 giorni, quei 3 giorni lo faranno sentire forte, ma quando lo ribeccheranno magari con qualcosa di più e si farà 8 mesi, quegli 8 mesi lo rovineranno a vita, perché non c'è un corpo all'interno degli istituti penitenziari che aiutano nessuno. Si è fermi lì ad organizzarsi per vivere. Perché per non vivere. Esistono, no? E non esistono. È un problema che non esiste. No, però, ma non esiste, esiste neanche la mia città, Santoro. Il meridione d'Italia, da quello che penso io, non è Italia. Perché se un bambino di 14 anni al nord fa un reato o i genitori sono dei criminali, arrivano gli assistenti sociali e te lo portano via. Come mai che a Napoli ci abbiamo 1000 bambini soldato? I nonni non sono stati tutelati, i papà non sono stati tutelati, e loro non esistono, che simoni munnez. Allora, Serdaggia, è forte questo, Molto forte, molto. Senti, una cosa a proposito di schizofrenia, no? Te lo dico perché tanto in questo momento sulla rete già staranno discutendo, dicendo, no? Dire. Mi ha colpito un fatto che però secondo me ha una spiegazione. Tu, diciamo, sei famosa per aver, sulla rete, nel dibattito della rete, per essere stata tra coloro che hanno promosso quel famoso video hard di Belen, no? Tu ne sei venuta a conoscenza, hai diffuso un po' questa notizia e poi quel video, che è stato comunque una forma di violenza nei confronti, certo, di Belen, no? La diffusione di quel video hard. Eppure tu non hai avuto, diciamo, esitazioni, no? nel parlarne. Invece adesso, con la storia di Tiziana, tu hai avuto come un... Non so, sei stata molto... Molto da prima, in realtà molto da prima. È successo no, che... No, dico, diciamo, per molto, citare molto... due episodi molto, molto famosi. Quando è arrivata la storia di Tiziana, tu hai detto, no, un momento, una si affida e il risultato è questo. Allora anche Belen si era affidata, no? Che differenza c'è? Che lei era famosa e quindi poteva servire agli altri, no, per diventare famosi? No. Non c'è alcuna differenza, che 6 anni fa ero stupida io, ero ignorante anche da un punto di vista di quelli che sono i meccanismi della rete, avevo sottovalutato quello che era capitato a Belen, perché venivamo dai video di Paris Hilton, Kim Kardashian, sembrava tutto un grande gioco in cui non si capiva il confine tra la complicità di chi si faceva filmare, di chi si filmava, e tutto sommato la popolarità, no? Oggi che è le deriva... chiaro invece che la violenza c'è. Oggi è molto chiaro, questo non vuol dire che io 6 anni fa nel condividere, poi era un video già diffuso in realtà, non è che l'abbia condiviso io, no, insomma, sei stata tu, nel condividerlo, però nell'essere complice di questo meccanismo, perché io lo dico e questa è una, cioè, proprio una colpa che io mi sento di portarmi dietro, ed è giusto così. Ho capito che stavo facendo una violenza a Belen. Negli anni ho imparato a capire, insomma, la rete in un altro modo, a capire quali sono i meccanismi perversi e malati e quanto può far male, perché poi l'ho subita sulla mia pelle, perché quando è capitata la storia di Belen io non avevo neanche una grande notorietà. Oggi che sono più esposta mi rendo conto quanto feriscano, no? I commenti, i giudizi, l'anonimato della gente che ti piomba addosso tutti i giorni. Cioè, io sono qua, adesso sono seduta e so già che ci sono centinaia di persone su Twitter che dicono sta scema, stoca, ma perché non la fate stare zitta? Vediamo perché l'avete invitata? Giulia, cioè. Giulia, che dicono? Vediamo che dicono. No, vediamo che dicono, se è vero. Effettivamente è così, infatti... quello che stanno dicendo... Grazie, Giulia! No, Selvaggia, le critiche piovono a iosa, purtroppo, come te, come me, le donne sono sempre anche il primo bersaglio della rete, però quello che stavano dicendo proprio a te, anche che sono rimasti un po' colpiti dal fatto che tu hai preso le distanze da questo mondo dei selfie, delle fashion blogger, sì, uomini e donne,
quando tu sei nata dal gossip e continui anche comunque a lavorare un po' mi nel permetto gossip, di dire che non è assolutamente nella polemica vero. Su Bettarini, ma questo è un... il Grande Fratello, quindi dicono ma perché ora prendi le distanze? Questa è una stupidaggine ed è un pregiudizio, proprio perché sono una donna. Io non sono affatto nata nel gossip, io in realtà facevo teatro e ho cominciato a scrivere sul blog non di gossip ma di costume, e il problema è che la gente non riesce a distinguere tra gossip e costume. Però Belen, cioè, è sempre una tua grande tra virgolette nemica pubblica, nel ma senso che le polemiche fra voi due sono accesissime. E ho litigato anche con Briatore via Twitter. E c'è stata anche una querela. Cioè, che cosa vi siete detti voi due, scusate, via Twitter? Che è successo? Niente, tutto normale. Tutto normale? No, tra l'altro abbiamo... vedete Briatore perché lui continua a twittare, ecco, durante però la vedi, questo è il cortocircuito, cioè su Twitter ci si dice di tutto, botta, risposta eccetera, poi ci si vede dal vivo, in realtà c'è una compostezza, una sobrietà che non c'è. Vedi la differenza con la realtà, anche no? Tu Selvaggia hai criticato Briatore lì, ci si mena, ci si ammazza, no? Eccetera, e poi sei in questo mondo virtuale dove si è violentissimi, no? Però alla fine senza toccarsi, no? È una cosa. Ci sono delle ragazzine che si sono ammazzate per delle e offese, poi invece succede su, che uno ci ritorna alla realtà. Psicologica non so quanti di voi hanno notato quel passaggio della paparazza, no? Cioè pensate, una paparazza che è cinica, no? Per forza, perché deve portare a casa dei risultati, entra nella vita di tutti, poi improvvisamente ha una domanda sulla sua sessualità e viene fuori che quando parla della mamma si commuove, non ce la fa a non commuoversi. Quindi questa poi è la realtà di ciascuno di noi, che sulla rete siamo tutti eroi, tastieristi, leoni e quant'altro. Poi dopo invece arriviamo e a mamma ci viene da piangere. Allora, Giulia, hai finito tu? Sì, sì, le cattiverie allora, sono finite dalla rete. Allora, volevo adesso dirvi che a proposito di quello che hai detto tu, io sono andato a vedere uno spettacolo di Saviano e dentro questo spettacolo di Saviano c'era un artista... Mimmo Borrelli, che io non conoscevo. Io sono rimasto soggiogato dalla forza di questo monologo che adesso sentirete, dove esplode tutta la contraddizione della città che tu, della quale tu parlavi prima. È un atto d'amore, un atto d'odio, non so che cos'è, però volevo farvelo sentire perché secondo me merita una cosa del genere di essere portata a conoscenza di quanta più gente è possibile. Mimmo Borrelli. Napoli senza famiglia, Napoli senza figli, Napoli con figlio, di pacca mentre figli, Napoli senza Dio, Napoli senza Maronna, Napoli a domaria, i sangue si infonna, Napoli condannato, Napoli ubriatoria, Napoli la patinata, Napoli oscuratoria, Napoli c'è sto sole, Napoli c'è sta luna, Napoli cammarola, Napoli bisafuna, Napoli caca. Napoli chiamata, Napoli sfrigiata, Napoli alliccata, Napoli monnezza, Napoli priezza, Napoli allarezza, Napoli appiezza, Napoli ruffuoca, Napoli appicciata, Napoli rinoca, Napoli abbafata, Napoli dei rifiuti speciali cagnussina, Napoli ributa di fioretta insina, Napoli lega balla, Napoli leucemia, vargata portuale, Napoli malattia, Napoli in fum, Napoli salum, Napoli in un, Napoli umma umma, Napoli pigliocca, Napoli pigliocca, Napoli svegliarra, Napoli culo e pavigiocca, Napoli buzzi si schiatta, la prima gangria, la prima scuola, la prima spattica. Napoli camur, Napoli comor, Napoli chipur, Napoli che sporra, Napoli che cazzo ce ne fotta, Napoli motta a votta, Napoli chi fotta a votta, Napoli canza a botta, Napoli capran, popò, Napoli vitrac, la droga sta arrivando, coca pallina e crack, Napoli contraban, Napoli rumbust, Napoli masciano, Napoli ulimamo. Napoli semaforo, passiamo con il russo, Napoli tiene un mafra e si passa l'autobus, Napoli che palla.
buone. Ne avrò scuso a pacchetto, Marlboro Nazionale, due sticchi, sigarette. Ne avrò Roma Tremoni, riepe di corione. A chi si mangia moni, ne avrò ricomunione. Ne avrò sfruttata, ne avrò brutta, ne avrò sciuta, ne avrò tavuta, ne avrò chiagnuta, ne avrò caduta, ne avrò brutta, ne avrò confuta. Ne avrò fagna, ne avrò vriagna, ne avrò in ragna, ne avrò in scalogna, ne avrò in Vesuvio, Pompei, Ercolano. Ne avrò diluvi, nove e mazzagane. Napoli Borbona, Napoli Angioina, Napoli Napoleone, Napoli Giacobina, Napoli Francese, Napoli Re Spagna, Napoli Aragonese, a basti caso magni, Napoli Ruttante, Napoli del terremoto, Napoli Brianza, Napoli Rudo, Voto, Napoli Sedan, Napoli Sincigna, Napoli Arrangiana, Filippo di Sempegna, Napoli San Gennaro, Napoli Rusang, Napoli Ricumarga, Fotten di Chang, Napoli Faccia Gialla, se non ci fai un miracolo, pigliamoci con l'amico da Bernagolo, sangue casa caglia, sangue frattaglia, sangue casa squaglia, sangue casa caglia, sangue a stampare, fan presto a buchinare, pulita sceneggiata, mannaggia senza fare, Napoli Deduzione, Napoli Religione, Napoli Dannazione, Napoli Processione, Napoli la tenda, Napoli la fienda, Napoli la pienda, Napoli dormienda, Napoli ruggiglia, Napoli da muriata, Napoli sui figli già sono decapitati, Napoli non sta a farmi trovare la prostituzione, lo sordo non c'è sciamma trovare la malazione, Napoli marinare, un pesce costa care, a pesce la manare, Napoli bucchinare, Napoli culere, Napoli bacchere, Napoli ghiacciere, Napoli spitalere, Napoli ricozza, Napoli la pizza, Napoli gabbozza, Napoli dumbizza, Napoli di piscere, Napoli assai lorda, Napoli la pascita, Napoli gasciorda, Napoli Pollocionella, Napoli Maradona, Napoli Masaniella, Napoli la canzone, Napoli sola mia, Napoli carnale, Napoli vita mia, Napoli Arinal. Napoli Scandia, Napoli Cipiana, Napoli Vagaria, Napoli Marana, Napoli che spara, Napoli è sempre in guerra, Napoli è in mare, Marocco, Mater, Napoli da Avrun, Napoli del carcere, è sempre un povero uomo che va in galera a marcere. Napoli coppi quartiere, Napoli l'Oreone, Napoli lascia merda fare da stazione, Napoli mamma dice fra una brioche, e a buttare i soldi spanno ma di coscia, Napoli ricchiuna, Napoli femminile, non stanno mai un gabbotto in da scena, Napoli che canta, Napoli che cuore, Napoli che schianta, Napoli che attura, Napoli che feta, Napoli che scita, Napoli dei poeti sparna sempre a rete, Napoli conseguenza, Napoli chianza, Napoli delinquenza, Napoli senza speranza, Napoli del corteo. Napoli disoccupata, Napoli non mi chiede, frate contro frate, Napoli non già facimmo, Napoli non abbingimmo, Napoli prim, Napoli cazzim, Napoli innocente, Napoli già zic, Napoli si accontenta, Napoli chi zic, Napoli terra mia, senza libertà, Napoli buoni Dio, fai un paraviso qua. Napoli figliam, Napoli patet, Napoli nonnam, Napoli fratet. Napoli benitici voi, Napoli campacca, Napoli numman fuia, Napoli schiattacca. Napoli indall'anima, Napoli tumore, Napoli senza anima, Napoli d'amore. Grazie anche Antonio Della Ragione. Le tastiere, grazie mille. Infatti, volevi farmi da traduttore. Bene, tradizioni. Respiriamo un po' perché questa volta la pubblicità viene bene e subito dopo ci vediamo il finale, che è bello tosto, di questo film.
Dunque, Briatore ricco c'è diventato, non c'è nato. Ma oggi, se nasci ricco, resti ricco. E se invece nasci povero, corri il rischio molto probabilmente di restare povero. Per cui, come ci raccontava Salvatore, tanto vale fare tutto quello che puoi fare in una notte sola. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. C'è l'Ibiza dei ricchi e c'è l'Ibiza dei poveri. Qua il popolo è proprio popolo e il jet set è proprio il jet set. Chiunque viene qui va via che non c'ha più neanche i soldi per pagasse il taxi per arrivare all'aeroporto. Quindi qua possono essere tutti ricchi una notte, il giorno dopo piangono. C'è sempre stata la droga, Ibiza. Ma in tutto il mondo c'è la droga. Un americano che era lì in ferie e mi raccontava di questa pastiglia, no? Ecstasy e felicità, no? E cambiava l'umore della persona, cambiava assolutamente, diventava un'altra persona, diventava un brillante, socievole, divertente. In quel periodo questa sostanza si trovava facilmente in Olanda, si acquistava sui 10.000 lire, si vendeva a 50.000 lire, poi nei locali il triplo, arrivava anche al triplo. Una pasticca? Sì, sì, una pasticca. Quanto è il motore di tutto, delle discoteche, dei locali, la droga? Beh, un 90%. Quanto ha guadagnato lei sull'ecstasy? Una volta siamo arrivati in questo locale e ricordo di aver regalato un orologio al parcheggiatore. E che orologio ha regalato? Avevo un Rolex, un Sunbarin, me lo sono tolto davanti a tutti. Tavolo per andare all'amnesia, il minimo che devi spendere sono 7.000 euro. Poi danno il menù e tu devi decidere come arrivare a quei 7.000 euro prendendo le cose del menù. Se tu stai in pista, ti accendi una canna in pista, vieni cacciato. Se tu sei nel privé, puoi liberamente drogare davanti a tutti, nessuno ti dice niente. No, sa pisciare. Dove? Nelle scale di emergenza. Nelle scale? Ma vanno sfondate le botte, Cazzotti e pizze vanno preso. Chi? E i buttafuori. Perché? Perché sa pisciare. Alla c'era discoteca, porta d'emergenza, spazio, c'è uno spazio e poi un'altra porta che buttava qua fuori. E stavo messo su spazio, sono arrivati e mi hanno menato. Ma te tipo in bagno non ci potevi andare? Lo so, sa pisciare sotto, poi sono uscito da qua. Sono arrivato là. C'è stato mezz'ora là fuori di qua via. Sono provato a rientrare qui, ma ha visto uno, mi ha riempito la torta del botte. Gli accorre, lui che mi seguiva. Ma veramente? Il giro su Dio, ma non mi ha riempito le pizze. Ma in faccia? Ma ti ho due pizze in faccia, ma mi hanno tronato, due ore fa. Quanto hai pagato il biglietto? 60 euro. Per semenato? 6-0 per semenato. Com'è andata? A che ora siete entrati? Alle 4. Piena? Sì. Quanta gente strafatta c'è? Sono tutti strafatti. Questo coso qua, dove si siedono quando stai male, si chiama chill out. Ah sì? Cioè questo è fatto apposta? Italiana e... Ah, sei italiano. Perfetto. Non lavoro che ho pensione, lavoro con quelli dei residenti, quindi devo fare qualità solo. E quindi erba di Palma di Mallorca, roca, mestiere. Io ho lasciato tutto in macchina, se faccio vedere c'è una borsa in macchina, mi viene d'erba di milione. Però lavoro in un locale, per farmi il cliente ci stanno tante... Non mi voglio manco rompere le scatole, c'è una concezione, lo sai qual è? Il mio boss mi dà la coca, me la dà buona, perché se tu pippi la coca buona e c'è l'erba buona, tu il giorno dopo torni. Mi dai tu santa, ti prendi un pezzo, qualsiasi problema, tu vieni da me, io sono... Ora stai parlando con un lavoratore, mi vengono, io gli dico se tu bevi e il cocktail non va bene te lo offro io. Volete? Io me ne sono una erba coca, la migliore che ci sia. No, grazie, bello. Questa è la cancia.
La canzone è una Palma di Mallorca, la migliore regista. Una cosa saporosa. Questo è 20 euro. 20 euro? Sì. E quant'è? No, questa sono un grammo e più, un grammo e più. Noi la pago 10 euro. Questa sono 12 euro, 13 euro la pago. Io sono stata 7 euro. Ma stasera ne hai venduta tanta? Ma io sto vendendo 15, 16, 16 a sera, ragazzi. Fai 30? Sì, okay. 30. Okay. Ma invece pasticche sta roba qua? Ma io devo mandare un messaggio su Facebook per quelle, perché non le posso vendere. Ma mi lasci il tuo contatto? Adesso vuoi un bigliettino per farti stare più sicuri, infatti, capito? Infatti. Per farti fidare. Alla fine sono venditore, guarda. Ci fidiamo. Però senza questo te l'avrei venduto. Tieni. Se ti mandiamo un messaggio su Facebook ci fai qualunque cosa? Basta scrivere. M, K, quello che volete. Ok, cioè, i miei prezzi che io sarebbe? Vi dico. MMD. K che cos'è? K che è? Funzioni. I locali che funzionano fanno sì che l'isola sia piena. Qua veramente girano droghe che uno veramente non si immagina neanche. Il GHB passa da un'euforia di estasi a un'euforia sessuale. Invece una droga che ho provato di queste nuovissime è questo Russi B, che è una droga che si prende per... si sniffa. Tanto costa tantissimo, costa tipo quasi 200 euro al grammo. Ed ha un effetto misto, un po' allucinogena, un po' euforica, molto molto divertente. Io mi sono ragazzi vostri. È nato mai. Mi arrestano per traffico di droga, associazione. Questi erano i capi d'accusa, cocaina e estasi. Sono uscito nel 96 e sono andato a Ibiza. Da lì ho cominciato a viaggiare in Sud America, Miami. Attraverso questi viaggi poi ho avuto così modo di conoscere alcune persone che importavano quantitativi grossi, notevoli di droga, diversi centinaia di chili di cocaina. Ci ho guadagnato, come ci guadagna anche lo Stato. L'alcol è legalizzato, come il tabacco è legalizzato. Lo Stato tra l'altro ci mette il timbro, che fa male alla salute. E che va a fare? Diceva, mettere il timbro in coppa cocaina, fa male alla salute. Prendevo per il culo veramente. E lo Stato prende per il culo. Però lo può fare, noi non lo potremo fare, a meno quelli che trafficavano, quelli che fanno questo mestiere, non lo possono fare. Questa è, diciamo, che è l'esteriore della Sky Lounge. Questa è la parte che di sera vedi tutte le stelle. Qui ci troviamo a un piccolo lounge. È una cucina molto basica. Quante stanze ha questa villa? La casa dispone di 9 stanze doppie. Poi ci sono case. Quanti piani ci sono? Diciamo che dallo Sky View sono scendendo 1, 2, 3, 4, 5. Ci sono ragazzi giovani che affittano ville come questa? Certo, moltissimi. Ragazzi che hanno creato delle nuove applicazioni. Ma noi abbiamo tantissimi americani. I clienti che ci pagano di più sono i saudi, cioè Arabia Saudita, e gli americani. Quanto costa affittare una villa così? Una casa così dipende dalla temporata, però sui 50-60 mila euro a settimana. E non è un prezzo caro, ci sono case anche da 200.000 euro a settimana. Perché così non vengono quelli che non fanno spendere,
come te lo devo dire? Cioè è meglio che vengano, che costi tanto, così vengono solo i ricchi. Se l'autobus costa 200 euro per fare 2 chilometri, io lo pago, però sicuro sull'autobus mi trovo a Paris Hilton. Non si pensa, perché è tutto gratis, perché ci sono montagne di cristal, giustamente, per quanto questi hanno i soldi, non è che vogliono regalare cose alla gente che non conoscono. Per cui sono sempre feste a numero chiuso, 300, 400, 500 persone, se c'è il braccialetto entri, se no due pure crocifigge. L'ultima festa che sono stato, quella proprio esagerata, sapevo che lui aveva speso 200.000 euro il proprietario. Ho visto tavoli con montagne, veramente montagne di cocaina, con gente che girava con i piatti, i camerieri, veramente tipo cose da film. Chiude l'amnesia alle 8 di mattina, la gente già organizzato un after party in qualche villa. Tesoro, ti giro il meeting point dove devi andare dalle 8 di mattina in poi, quando vuoi, lasciare la macchina e prendere il vagoncino che ti porterà alla festa, ok? Abbraccio. C'era questa festa con questa saletta, tu andavi lì, praticamente ci stava questa qua col desk come se fosse proprio uno sportello, andavi lì, voglio questo, voglio quell'altro, e se non c'avevi contanti ti faceva sto, visto che erano 10 di mattina, la gente contanti, molti li hanno finiti, questa organizzatissima, c'aveva il post GPS e ti strusciava. Tu pagavi con la carta o col banco, ma tu pino carta, ti strusciava e ti facevi il pagamento attraverso POS, e poi ti arrivava il messaggino che avevi pagato, se c'era il messaggino, e risultava una specie di rent car o qualcosa legato alle auto. Daniele? Pronto, ciao Luciano, scusa, non ero disponibile. Figurati. Ascolta, ti cercavo perché ho dei clienti arabi che domani vorrebbero fare un giro a Formentera. Se hai disponibile una Stondoa 102. Tutto può essere qui, proprio perché come nella vita tutto può essere. Non ci sono limiti, proprio come nella vita non ci devono essere limiti. I grandi club di Ibiza arrivano a contenere 7-8.000 persone a sera e io sento parlare pochissime volte di problemi, di scazzottate o risse, e parliamo di tante migliaia di persone che qui ballano contemporaneamente ogni giorno. Questo cosa vuol dire? Che la gente va a divertirsi, come dovrebbe essere dovunque. Bisogna andare a divertirsi, bisogna divertirsi. Di Napoli, così lo tratti. Tu sei Napoli? Foggia. Napoli, stiamo vicino, scusa. Tu coca ce n'hai? No, c'è pure il tuo. Perché sono dei clienti. Pure ne voglio a me. A chi è Copo? C'ho gli amici, qua vivo. Ma Copo è un grande. Ibiza è un altro mondo. È un mondo relazionato alla gente che è ricca. Perché poi non esistono più i poveri, diciamo, la gente, c'è chi spende di più e c'è chi spende in base a quello che guadagna, però povertà non c'è nel mondo. Le persone ricche hanno bisogno di chiamare un concierge perché con un solo referente hanno tutta una serie di servizi che possono variare da una villa di lusso, un'auto di lusso, a servizi accessori quale una barca. Pagare una persona che fa questo per loro è una normalità. Lei non ha paura che, dato che la figura del concierge è così tanto legata ai ricchi... Finiscono i ricchi? No, i ricchi non finiscono i ricchi.
tranquilla, vieni quando vuoi, sto qua, ti aspetto, ciao. Sì, dammi i soldi, modo. Sì. 70. Non so adesso. Tanta bella gente in giro che si diverte. Ci sono belle feste e tutti sono molto socievoli. È più semplice a Magaluf trovare alcol e droga? Certo, puoi trovare tutto ovunque qui. Questo è l'unico motivo per cui siete qui, vero? Mi hai scoperto. Questo è davvero il posto giusto per divertirsi. Quanto costa questo tavolo stasera? A bottino? 200-300 euro. In tutto? Sì, da dividere? Diviso 7. Non è facile. No, rispetto ai pizza e Formentera, niente, tavolo così. Niente. Probabilmente lì spendi 1.000-2.000 euro per un tavolo. In tutti i bar. L'alcol è buono o scadente? Ma ci prendi in giro? L'alcol fa schifo qui. Non abbiamo soldi, ecco perché siamo venute qui. Se perdessimo tutti i nostri soldi saremmo fottuti, perché non siamo più in Europa e nessuno ci aiuta. Se noi inglesi rimanevamo in Europa, però tra 10 anni nelle nostre scuole non avremmo avuto aule per i nostri figli per colpa degli immigrati. Quindi il problema sono gli immigrati? No, il problema è che non ci sono soldi. Il problema sono i nostri politici, il problema è chi rovina il nostro paese. Noi veniamo qui. Benvenuto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Allora,
Beppe Sala, dico Beppe Sala perché è il modo più familiare, no, di parlare con lei. Si viene a creare una città virtuale dove la droga intanto è legalizzata, diciamo così, no? È libera. Poi si fa finta di perseguitare qualcuno, ma poi alla fine, insomma, sostanzialmente si trova tutto nei bar, in qualunque luogo. Però ha questa caratteristica che in questa città virtuale la periferia e il centro quasi non esistono, no? Si ha la sensazione di vivere in un tutt'uno, tutti insieme. È un'illusione. Però è il problema di fondo che voi avete nelle città. Riuscire ad evitare questo stacco tra il centro e le periferie, perché poi è nelle periferie che annida una rabbia, diciamo anche un'insoddisfazione che si riflette nella politica, no? Quindi come pensate voi di risolvere questo problema? Beh, è il tema di Milano. Milano, una parte di Milano sta obiettivamente andando molto bene. Dico proprio due elementi. Nell'ultimo anno 46.000 giovani sono venuti a vivere a Milano. Ma è successo negli ultimi 20-30 anni. Altro elemento, se mettiamo insieme i visitatori per affari e per turismo, Milano quest'anno supera Roma. E questa è la Milano che funziona, la Milano della moda, la Milano del design. Il problema delle periferie c'è, come si fa? Innanzitutto è meglio che non ci raccontiamo balle, bisogna che i politici abbiano il coraggio di investire, metterci dei soldi, e noi ce li stiamo mettendo per il ripristino dell'edilizia popolare. E bastano i vostri? Però non basta, basta perché se poi non c'è socialità, non c'è la capacità di integrazione, non c'è il fatto che ci porti i trasporti. Diciamo, Milano ha un po' questo vantaggio che il cosiddetto terzo settore, il volontariato, a Milano obiettivamente eccellente e dà una mano. È un lavoro infinito, ma se noi dovessimo andare avanti con questa Milano a due velocità, è la fine. Anche perché... Non so perché è la fine? Perché? Perché obiettivamente queste tensioni prima o poi vengono fuori, sul quale poi vanno a insistere altre due tematiche importanti, che sono la tematica della sicurezza e la migrazione, su cui qualcuno, e io ritengo di essere da questa parte, e mi pare che la sinistra stia facendo la sua parte, cerca di trovare un buon modello. Qualcun altro soffia sul fuoco. Che poi l'immigrazione dipende dal fatto che ci sono luoghi di queste periferie lasciati a se stessi e quindi lì entrano tutte le persone che cercano un buco qualunque per andarci a vivere. Però, insomma, quindi noi... se non ci fosse questo sarebbe anche più governabile il problema dell'immigrazione. Sì, se però noi sane... possiamo aiutare, possiamo, e noi sindaci con generosità dobbiamo cercare di dare un tetto e un piatto per mangiare. Il problema è che oggi in Italia non c'è un piano per l'accoglienza e da questo, per esempio, rispetto ai tedeschi siamo enormemente indietro. Ma faccio solo un esempio. Noi siamo molto garantisti in Italia e va bene. Ma oggi, per ottenere o meno lo status di rifugiato, ci vogliono 2-3 anni e ci sono 3 livelli di giudizio. A parte che andremo in infrazione europea, ma le pare che non si riesce a giudicare se uno ha il diritto e quindi... In tempi ragionevoli. Perché sennò poi arrivano i leghisti che dicono ma questi nessuno ha un diritto, ma questi non sono rifugiati, ma questo... Per cui bisogna veramente cambiare le cose. Le contraddizioni che diceva prima. Allora, De Magistris, la sensazione, no? Abbiamo sentito prima delle storie, diciamo, che riguardano anche la sua città, però la sensazione che lei, pur essendo un uomo sensibilissimo al sociale, no? Abbia fatto uno sforzo per tirar fuori un'altra immagine di Napoli, no? Però dando un po' la sensazione che questa Napoli, chiamiamola così, la Napoli del welfare criminale, perché in fondo è un welfare criminale quello che dà da vivere a centinaia di migliaia di persone, quasi non esista, no? Cioè c'è un'altra Napoli, una Napoli che vuole andare avanti, una Napoli che vuole crescere, e allora scordiamoci un po' di questi quartieri dove il disagio produce poi anche la violenza criminale. Io partirei dallo straordinario monologo che abbiamo ascoltato prima. C'è tutta Napoli, inferno, paradiso, sofferenza, accoglienza, umanità, e soprattutto il non scappare e l'amore.
Io 5 anni fa ho ereditato Napoli che era completamente depressa dal punto di vista morale e culturale, senza turisti e sommersa di rifiuti. L'ho governata per 5 anni senza soldi, mettendoci il corpo, come direbbe Pino Daniele, in De Vica e Mie Sallate, cioè andando in mezzo alla gente, 7 chilometri al giorno a piedi. Ho puntato esclusivamente sul capitale umano. E i napoletani, in tutti i quartieri, da quelli del Vomero a Scampia, da Pianura a Chiaia, hanno capito che non la questione meridionale la dobbiamo risolvere noi. Hanno incominciato a capire che col senso di appartenenza, l'orgoglio, il lavoro, stare, il welfare criminale, diceva lei, stare nei luoghi della devianza. Che io che vengo dalla magistratura, la sera sto in un salotto tra ex colleghi magistrati o da persone che magari hanno preso la via della legalità, la città non ci guadagna un centesimo. Invece noi andiamo nei luoghi dove ogni giorno un ragazzo può sbagliare, se nessuno gli dà l'alternativa, nessuno nasce criminale. Allora oggi con turismo e cultura, e Napoli è la prima città d'Italia che negli ultimi 6 mesi è cresciuta, stiamo provando a dimostrare che a un ragazzo gli puoi dare una chitarra invece che una pistola, che gli puoi dare la possibilità che attraverso economia, turismo, cultura, artigianato, commercio, protagonismo, cioè far sentire ogni persona degna e cercare di stravolgere la gerarchia delle priorità. Il verbo essere nella nostra città conta più del verbo avere. Sarà perché non rimane euro, ma abbiamo puntato sul capitale. Avete umano. Molta cioè, buona volontà, diciamo. Buona volontà, questo però resta il fatto che questi bambini si ammazzano, resta il fatto che ci voglio tornare. Poco tempo fa, addirittura in una delle strade più importanti di Napoli c'era un bambino di 8 anni con una pistola in mano. Resta il fatto che la scuola è un obbligo, però questi bambini a scuola non ci vanno e lo Stato non riesce a far rispettare questo obbligo. Questo è un tema principale in questo momento nella città di Napoli, se posso avere qualche secondo. Lo Stato ha fatto 2 cose importanti negli ultimi tempi. Magistratura e forze dell'ordine da una parte hanno disarticolato le principali organizzazioni camorristiche e arrestato il maggior numero di latitanti, la politica a Napoli non ha nessun rapporto con la camorra e la camorra dei colletti bianchi. Lei sa perfettamente che le mafie sono diventate forti nel nostro paese per il rapporto con la politica e le istituzioni. Oggi il problema a Napoli è esattamente quello che descriveva lei, cioè ci sono giovanissimi che anche affascinati ancora dall'emblema del potere, della ricchezza, del verbo avere e dei consumi, vogliono, anche con tracotanza e forza, cercare di ambire a essere i boss del domani. Quindi noi oggi dobbiamo operare, perché avendo rotto il rapporto tra camorra e politica, forze dell'ordine e magistratura anche con pochi mezzi fanno il massimo e noi senza soldi, dobbiamo far capire a questi ragazzi, da una parte, come dicevo prima, che c'è un'alternativa, quindi investire in cultura non è un lusso, investire nel sociale non è un lusso e se continuano a tagliare ai comuni non abbiamo più un euro. Come si fa quando ci sono decine e decine di migliaia di persone che vivono intorno all'industria della droga senza avere un'idea sostitutiva? Gliela do io l'idea sostitutiva. Se lei va a Scampia adesso, accanto alle piazze di spaccio troverà le piazze della legalità, perché tante associazioni, tanti comitati di Scampia, perché nelle periferie c'è molta sofferenza ma c'è il picco massimo di umanità. Sì, ma lo spaccio si sposta, va da sì, Scampia. Sì, però noi dobbiamo raccontare. Attenzione, a Scampia è molto diminuito lo spaccio. Allora esatto, Scampia è diminuito, poi è andato da altre parti. Sì, però a Napoli, voglio dire, è diminuito molto. Allora noi dobbiamo raccontare questa cosa. Io per questo sono molto contrario quando vedo le letterature unilaterali sulla nostra città e dico venitela a vedere, perché se tu racconti solo la piazza di spaccio e non racconti la piazza della legalità, non racconti che a Napoli oggi tanti giovani prendono luoghi abbandonati e fanno cultura, centri sociali, teatro ed altro, non dai l'alternativa. Noi dobbiamo consentire oggi ai nostri ragazzi, quando escono di casa, almeno a poter pensare, poter scegliere. Ecco perché noi dobbiamo raccontare Napoli, sono partito da là, dalla sua complessità, senza nascondere nulla, ma anche facendo capire che oggi a Napoli c'è un risveglio culturale senza precedenti, quello, grazie ai napoletani. La buona volontà è sempre importante, la base produce da economia, cui partire. Produce però economia. Quell'economia criminale c'è e coinvolge decine di migliaia di persone, quindi se non c'è un'ipotesi poi seria di metterci le mani dentro. Santoro, lo Stato deve anche un po' investire. Allora, se il governo Renzi pensa di fare il ponte sullo stretto, allora, e non dai lei i soldi. Adesso quello che mi interessa cultura, è questo. Cioè, Briatore ha esposto qui una sua idea. Poi dopo lui lo fa alla Trump, diciamo, quindi riesce a sollevare anche reazioni su vari fronti, no? Cioè, le sue parole affettuose nei confronti dei filippini fanno discutere, altre cose fanno discutere, però la sostanza di quello che dice Briatore è: noi
dobbiamo interpretare il flusso dei ricchi, perché dove arrivano i ricchi arriva lo sviluppo. Questa è un po' la sua idea. Dice invece Montanari, come abbiamo sentito prima, no, non è successo questo in realtà. Cioè, dove sono andati i ricchi, poi dopo abbiamo, che so, Meridiana in difficoltà, in Sardegna, abbiamo, diciamo, uno sviluppo che non si è diffuso. Non è che da questi centri, diciamo, ricchi si è poi passati ad un benessere generale. Lei che cosa pensa? È più favorevole a quello che dice, dato che ci ricorda che addirittura Milano è la terza città turistica del nostro paese, lei pensa come Briatore o pensa che quello che dice Briatore è sbagliato? No, io mi colloco in mezzo, poi non capisco nemmeno Montanari quando dice questa storia dell'ascensore per salire al Duomo i ricchi. Oggi per fortuna ci sono le code fuori dal Duomo per entrarci, ma no, ma non la vedo così, nel senso che noi ci confrontiamo, prendiamo l'esempio dei cinesi, perché in questo momento statisticamente Milano è una città in cui i cinesi ne arrivano tanti, non arrivano solamente tanti turisti, ricordiamo che hanno comprato il Milan, Berlusconi non si sa mai, l'Inter l'hanno comprata. Se comprano anche Berlusconi è finita Milano. Cioè. L'Inter l'hanno comprata, ma io ho conosciuto questo imprenditore cinese, non è che questo compra l'Inter per la passione del calcio, il calcio gli piacerà, ma perché vede l'Italia come un modo per arrivare in Europa e in particolare vede Milano. Allora perché? C'è un trampolino per arrivare all'Europa. Io penso che Milano funzioni perché trasmette un'idea di una società, una città ordinata, che funziona, che guarda con attenzione e cerca di imparare per beccarti sti cinesi e i turisti cinesi. Devi capire cosa vogliono. Ecco, mi pare che in questo momento i milanesi abbiano la giusta modestia per dire devo aprire gli occhi, devo imparare, ma devo rivolgermi a un mondo largo. Nel caso di Milano il tema non è solo i ricchi, anzi ci mancherebbe altro. Briatore, che... E credo che vogliamo... Vedo una difficoltà di questi politici a prendersela con Briatore. Non so per... Vogliamo attrarre i cinesi, dovremmo cominciare ad avere dei website in cinese, perché noi siamo un paese dove abbiamo il website Italia in tre lingue. Vogliamo attrarre i cinesi, dovremmo avere dei menu nei ristoranti in cinese, dovremmo organizzarci. E quello è sempre il problema, che vogliamo fare, poi alla fine le cose normali non le facciamo. Io dico, il turismo ricco, l'idea di prima, chi investe ha denaro. Io ho mai visto che i poveri creino posti di lavoro. Il sindaco dice che a Milano non gli interessa chi viene o chi non viene. Io credo che Milano sia una città che attrae dei turisti che hanno la possibilità di poter spendere, perché gli alberghi, i ristoranti di Milano, abbiamo 10-15 alberghi 5 stelle che sono forse i migliori in Italia, forse i migliori al mondo. Per cui la cosa che dico io è molto più semplice, dico: chi viene e investe crea posti di lavoro, crea benessere, chi viene e non ha le possibilità non crea assolutamente niente, crea confusione e basta. Questo è quello. Vogliamo attrarre i cinesi? Facciamo in modo che i cinesi arrivino in Italia, abbiamo dei ristoranti con dei menu in cinese, mettiamo degli insegni. Vediamo se De Magistris, che è, diciamo, più populista, ce la fa a prendersela con lei, oppure pure lui dice tutto sommato quello che dice Briatore. È giusto, perché Montanari ricordava anche l'episodio di Dolce & Gabbana, secondo lui è un episodio, ma ce ne sono tanti, anche per esempio lo sport, no? Cioè l'apertura che ha avuto Napoli sulla America Cup, su tutta una serie di cose, insomma sulla Coppa Davis, fanno pensare ad una Napoli che insomma non è tanto preoccupata di dei rischi che possono venire da questi eventi speciali. Ma comunque questa idea che ha lui del ricco che è il centro, un po' propulsore dello sviluppo, lei la condivide oppure no? Ma più che populista, tra ricchi e poveri, da un punto di vista culturale, politico e di formazione anche da giurista, io sono naturalmente proteso a stare più dalla parte del popolo e della sofferenza. Però, per esempio, non mi ha convinto Montanari su un passaggio. Se oggi, per esempio, Dolce & Gabbana ha scelto di fare un investimento di proporzioni importanti nella città di Napoli, perché oggi Napoli nel mondo è un marchio che tira.
cioè non è più la spazzatura di 5 anni fa. E se quando Dolce & Gabbana arriva, io non è che abbia la simpatia per i grandi eventi Dolce & Gabbana eccetera, far lavorare decine e decine di ragazzi di Napoli, perché ha lavorato solo manodopera napoletana, e se c'è stata una ricaduta economica importante, se gli alberghi sono stati pieni, le trattorie hanno assunto, e se oggi uno entra in una trattoria del centro storico di Napoli, 5 anni fa lavoravano per esempio 7 persone, oggi ne lavorano 20, e chiedi ai ragazzi tu da che quartiere vieni, e vengono dai quartieri di periferia, questa pure dicotomia ricco e povero, per esempio Napoli non ha avuto l'Expo, non ha, è un turismo come dire di scelta, avremo le universiadi nel 2019, Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Quindi io direi che una città che diventa attrattiva non si deve spaventare né se c'è il grande evento, il grande industriale che fa un investimento, purché non speculi. Ma lei dove c'era, e dall'altro ci stanno, come dire, la gente che vive l'Ital Cider, dove c'era l'Ital Cider, no? C'è questo Bagnoli. Enorme a Bagnoli, questa enorme possibilità accanto al mare. Lei la farebbe una Macao, la farebbe una cosa tipo piena di casinò, di posti, no, dove... no, aspetta, la farebbe una cosa così? No, io farei questa cosa. Innanzitutto, come abbiamo approvato, la spiaggia pubblica, perché il diritto ad andare a mare deve essere per tutti i cittadini. Poi farei un bel lungomare, farei chiaramente strutture ricettive, farei un'edilizia popolare di qualità soprattutto per i giovani, perché a Napoli c'è tanta gente che non ha una casa in cui poter andare a vivere. Ricerca, università, quindi niente Macao, ma non farei né casinò né grattacieli, francamente. No. E manco un milionaire, noi non ce lo metterebbe. Con tutti i rispetti, io farei con tutto il rispetto, altre cose. Allora, una cosa che voi vorreste chiedere in conclusione al governo, cosa volete chiedere? Cosa è quello che manca, no? Noi abbiamo questo Speedy Gonzales, no? Alla presidenza del Consiglio, però diciamo c'è qualcosa che, sulla quale non riescono, diciamo, a incidere e che invece potrebbe essere un toccasana per voi, una leva per far partire le vostre idee sulla città. Ma al di là che adesso io e il mio collega De Magistris siamo su posizioni diverse sul referendum, io non vedo l'ora che arrivi, perché in questo momento mi pare che ci sia una paralisi. C'è tutto il referendum. No, è una paralisi sul codice della riforma del codice penale, sulla concorrenza, è veramente tutto fermo, è assolutamente tutto fermo. Io penso poteva fare che... un po' prima, no, sul referendum, così perlomeno andavamo avanti. Invece 4 dicembre è una data che ci ha messo in una campagna elettorale infinita. No, credo che questo potrebbe... No, io possiamo... penso che un po' dalle tasse bisogna ripartire, ma non come promesse elettorali. Certamente da lì bisogna ripartire. A Milano poi c'è un tema particolare che è la questione della città metropolitana. La città metropolitana è una riforma a metà. Del Rio ha fatto una parte, poi si è bloccato. Ora, trattare, ma senza arroganza ovviamente, la città metropolitana di Milano come Reggio Calabria non ha senso, ma non ha senso per noi e per Reggio Calabria. Quindi siamo in un mezzo che non vuol dire niente. Prima facciamo, prima votiamo, meglio è. Questo a prescindere dal risultato. Questo è quello che lei dice. Invece, vabbè. Lei che vuol dire, Renzi? Non so che... Avrei tante cose da dire. Serenata, no, insomma, no. Una serenata napoletana. Direi solo una cosa. Voi oggi avete parlato della complessità della mia amata Napoli. Pensare di continuare da parte dei governi, ho avuto a che fare con Berlusconi, Monti, Letta e Renzi, uguali. Se continui a tagliare come hanno fatto sinora, strangolando da un punto di vista economico e finanziario le comunità locali, diventa per noi complicatissimo governare comunità senza soldi, quindi affrontare il sociale, le buche, gli autobus, le potature degli alberi e altro. E penserei di più alle piccole cose e non a grandi opere pubbliche che francamente sembrano solo annunci elettorali. A noi servono, abbiamo ancora tratti di città non collegati con le strade, abbiamo ancora tratti di ferrovia a un binario non elettrificato che va a gasolio. Penserei di più, come dire, a finanziare in modo adeguato, in modo da dare la responsabilità ai sindaci giorno, di diciamo. Gestirle con le mani pulite e non avere la sofferenza di governare città così complicate con pochissime risorse. Molto semplice. Al suo amico Matteo, lei una cosa che la dice? Ma io credo che in Italia dobbiamo abbassare il costo del lavoro. Abbassare il costo del lavoro? Assolutamente, per far ripartire... Non costa più niente qui il lavoro no, in Italia. Il costo del lavoro è, siamo numero uno in Europa. Per cui abbassare la parte, diciamo, super... No, il costo del lavoro. Come dire, i costi lordi bisogna abbassare, perché abbassando il costo del lavoro diventiamo più competitivi, perché non siamo più competitivi in Europa, non siamo più competitivi da nessuna parte, per cui
è fondamentale per me, se dovessi chiedere qualcosa al governo, di abbassare il costo del lavoro. È quello che diceva quando lei parlava di tasse? Beh, anche non, questo? Non solo, obiettivamente. Milano è una città che si regge sul commercio in parte e credo che il commercio vada sostenuto. Ci sono situazioni particolari a Milano di, obiettivamente, l'esempio che si faceva prima. Sono stato in un ristorante di un torinese che è appena venuto a Milano, ha aperto un grande ristorante e non trova personale un minimo, che ha studiato un minimo a una scuola alberghiera, riesca a stare in sala. Quindi obiettivamente le opportunità ci sono. Però ecco, Milano è una situazione veramente un po' particolare in questo momento, per nostra fortuna. Da qua anche l'idea di rilanciare. C'è un positivo sul quale, se si innesta qualcosa, sì. Si cresce, sì. Questo è il punto. Bene, allora insieme sentiamoci questa conclusione, che è con una persona straordinaria, Alex Zanardi. Festeggiamo due medaglie d'oro, una d'argento, non si sa più. Non solo le mie, ha fatto fatica a decollare l'aeroplano con tutto l'oro che abbiamo portato a casa con la nazionale paralimpica. Bene, bene, bellissima avventura. Allora, Alex, poi vedremo la copertina del suo ultimo libro, ma una cosa è interessante, no? Lei ha attraversato il mondo di Briatore, diciamo così, per arrivare in una dimensione del tutto diversa, no? Lei è partito, l'ha conquistato, diciamo, quel mondo, quello della Formula 1, era un mondo scintillante, cioè un mondo importante, no? E poi improvvisamente ha avuto questo passaggio incredibile da una condizione all'altra. Cosa succede, no? Cosa scatta nella testa di una persona abituato, diciamo, a questo rombo di motori della Formula 1 quando questo motore si ferma per un botto, per un boom? Ma io credo che da bambino, io sono sempre stato molto curioso, mi hanno sempre affascinato le cose che funzionavano in apparenza da sole, no? Capire il come, il perché certe cose funzionavano. Ricordo quando mio nonno mi regalò una moto retrocarica, insomma, il nonno, non, oltre a non avere grosse possibilità, aveva anche le braccia abbastanza corte, no? E quindi aveva già speso due soldi, aveva rotto il saldavanaio per farmi questo regalo e mi ritrovò che l'avevo smontato completamente, si mise le mani nei capelli. Però quel mio aspetto caratteriale certamente mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso sportivo. È indubbio che lungo la strada ho anche evidentemente evidenziato un talento, una predisposizione per la guida delle auto, però credo che lavorare su se stessi, cercare di capire come ogni giornata può essere un'occasione per aggiungere qualche cosa, per creare un nuovo punto di partenza per il giorno seguente, migliorarsi, no? Quella cosa che non sempre, ma ci porta magari alle volte a spostare le montagne, a rendere anche i grandi sogni obiettivi che possono essere centrati. Io ci sono riuscito prima dell'incidente, arrivando a conoscere anche grandi soddisfazioni nell'automobilismo sportivo, poi mi è arrivato sto fulmine tra capo e collo e credo che l'anomalia, anche se lo è poi fino a un certo punto, essere rimasto curioso verso una condizione che normalmente genera in noi una forma di pregiudizio, perché nessuno è attratto da una sedia a rotelle. In realtà, se quella sedia a rotelle mi accompagna più facilmente da A a B, ci vado più volentieri con quella che con le protesi, perché le protesi mi fanno anche fare fatica. Sono contento di essere riuscito a trasformare questo ausilio in un passo in avanti rispetto a certe situazioni, però poi quello che mi interessa è, come dire, vivere la mia vita nel modo migliore possibile, e se per far questo ho bisogno della sedia a rotelle, va benissimo anche la sedia a rotelle, diciamo, ecco. Lei è, dal mio punto di vista, no, quando uno vuole delineare un manifesto dell'ottimismo, no? Uno potrebbe dire, bah, cioè Zanardi è lui, diciamo, l'ottimismo, la voglia di futuro, la voglia di andare avanti, eccetera. Comunque, in qualunque condizione. Però le voglio dire, le voglio chiedere, ma effettivamente lei che stava dentro questo mondo, appunto, scintillante, di successo, com'è poi la Formula 1, donne bellissime, motori che rombano, una cosa pazzesca, improvvisamente ha questo incidente
che la sottopone ad un, diciamo, non dico, sta tre giorni in coma, fa 16, fa 16 cavoli di operazioni, una cosa terribile, un calvario, però lei dice: non ho mai avuto un attimo nel quale io non ho pensato di poter andare avanti. Cioè, veramente non ha avuto mai un momento nel quale lei ha detto, un momento di tristezza, un momento in cui si è, ha pensato che le cose si fossero fermate lì? Sembra che io voglia farmi un complimento rispondendo alla sua domanda, logicamente, però devo essere sincero, no. In verità mi ero interrogato su come avrei reagito in una situazione del genere, la risposta che mi ero dato era completamente diversa dalla realtà che ho poi sperimentato. Certo è che nel momento in cui ho riaperto gli occhi, dopo 8 giorni di coma e tutto quello che era successo in quel periodo, la domanda che mi sono fatta è stata, invece che chiedermi ma come farò a vivere senza gambe, mi sono grattato la testa e dire ma come farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe, ma un modo lo troverò. In realtà ero semplicemente felice di essere vivo e aver visto da subito in quello che mi era accaduto comunque qualche cosa nella quale si poteva anche scorgere un'opportunità, mi ha in qualche modo messo su un cammino che poi mi ha portato anche a, lo so che sembra un'esagerazione, ma io credo che l'incidente sia stata forse la più grande opportunità della mia vita, perché insomma nella mia vita ci sto molto comodo, faccio un sacco di cose estremamente appassionanti che sono tutte connesse alla mia nuova condizione, non ultimo il fatto di aver affrontato un'Olimpiade a quasi 50 anni, una Paralimpiade, scusate, a quasi 50 anni, e tutto sommato, insomma, tutto tanti ragazzini sono pure arrivati dietro, quindi... Senta, vabbè, questo... Si chiama Volevo solo pedalare, no? Il suo libro... Questo libro no. È un po' la metafora di quello che ci stiamo dicendo. Certo. È un po' la metafora. Però c'è un episodio che io trovo pazzesco, no? Quello dell'autogrill. Cioè, lei arriva con la sua... Con mia macchina e vabbè, che macchina, ragazzo... che macchina? Mia macchina, insomma, avevo quello che si definisce un macchinone. Tra un macchinone, no? Che sono visti come, voglio dire, la rappresentazione del diavolo, molto spesso. Una bella cosa rampante e di c'è motore, questo tizio, no? Che poi ho scoperto che arrabbiarsi è una delle cose che gli riesce meglio, che oggi è un mio grande amico, si chiama Vittorio Spodestà, che aveva questo attrezzo ancorato sul tetto della macchina. Ma in realtà tutto nasce dal fatto che puntavamo lo stesso parcheggio, no? Cioè voi e arrivate... Guarda, come voi... dire, ma te ce l'hai il contrassegno, esatto. Ma chi ci crede? Cioè, arrivate davanti al suo parcheggio e lei sempre con questa voglia che è tra l'ottimismo ma sempre quella di vincere, no? Diciamo ce l'ha un po' quella di arrivare primo. Dice no, ma mi infilo io per primo, lui si voleva infilare. Beh, diciamo che era andata così. Lui mi ha guardato subito in cagnesco, insomma io mi sono fermato, poi... La moglie stava già scendendo per dire ma lei ce l'ha il contrassegno, può parcheggiare qui? E lui quando mi ha riconosciuto l'ha subito rassicurato, no, vai tranquilla, ce l'ha il contrassegno. E che contrassegno che ha questo? E poi è nata questa discussione. Avendo visto quella macchina, insomma. Però ecco, quello che dicevo prima, guardare le cose senza pregiudizi, no? Quell'attrezzo che lui aveva sul tetto... È tornato bambino, come ai tempi del discorso con suo nonno. Lei ha visto sta roba strana e ha detto cos'è? E io ho capito da subito che era un ausilio sportivo per una persona con diverse abilità. Però mi ha incuriosito quanto tecnicamente ben eseguito fosse quel progetto. Quasi quasi l'ha smontata. Che cavolo, veramente. Allora ho cominciato a fargli delle domande e alla fine, vede, tutto quello che è venuto dopo è stata la parte più bella, il percorso. Certo, nel momento stesso in cui, lavorando tantissimo su me stesso, avevo raggiunto un livello che mi portava a credere che potevo vincere la medaglia, è logico che ho avuto anche l'ambizione di andarmela a prendere quella medaglia. Però l'ambizione è una cosa che sicuramente rafforza la passione, ma se è in misura maggiore e ci guida verso un orizzonte che altri hanno raggiunto, è impensabile poterci arrivare, perché non è mai, porta a sbattere, non è mai così forte senza passione. Assolutamente. Io credo fermamente che, insomma, le mie medaglie ho cominciato a vincerle nel letto d'ospedale con quell'atteggiamento che è rimasto di persona curiosa che era desideroso di capire che cosa la vita poteva continuare ad offrirmi. Ed ero convinto che ci potesse essere del buono in tutto quello. Certo, tagliata la linea davanti agli altri, sono stato molto felice. Voglio farle una domanda, no? Che non, in finale, che non può essere equivocata, perché non vorrei che fosse strumentalizzata sul piano politico, perché lei sa che c'è un grande dibattito, no? Su questo, Olimpiadi sì, Olimpiadi no. Allora, per metterla in maniera obiettiva, io dirò che è normale
che se si fanno le Olimpiadi non si deve rubare, questa è una cosa che siamo tutti convinti che deve, che debba avvenire, ma è anche normale che se una città non se lo può permettere di farla, possa decidere di non farla questa Olimpiade, no? Quindi non entriamo, questi sono discorsi che fanno i politici al momento opportuno, e li lasciamo a loro. Non vogliamo parlare di questo, ma vogliamo parlare di un'altra cosa. Queste Olimpiadi vengono da lontano, addirittura vengono dall'antica Grecia, no? Ed erano giochi dove comunque c'era qualcosa che ti faceva sognare. Ora, nel dibattito di questi giorni, io ho sentito non la critica sull'opportunità di farle o no, ma quasi un dire è meglio che non si fanno, è meglio che queste Olimpiadi non si facciano proprio più, perché in fondo sono uno spreco, la gente si muove da una parte all'altra, si consumano carburanti, è meglio che siamo un po' più tranquilli. Lei invece pensa che siano irrinunciabili, che ci sia un momento del sogno, uno spazio nel quale non si può rinunciare ad avere un momento che tutto il mondo guarda e dice vediamo questi atleti cosa fanno. Allora, parto dicendo che io ho visto due facce della stessa medaglia. Io ho fatto la Paralimpiade a Londra, dove era tutto perfetto, dove gli organizzatori, anzi coloro che politicamente hanno pensato di candidare la propria città per fare le Olimpiadi, sono partiti da un piano urbanistico che ha collocato la realizzazione di un villaggio olimpico al termine di una linea metropolitana che era tutta da costruire, che ha comunque consentito anche di riqualificare dei quartieri che erano in una situazione di degrado, no? È stata fatta una cosa estremamente intelligente. Quel villaggio olimpico, quando noi siamo arrivati, abbiamo visto immediatamente che sarebbe stata una delle zone più ambite per chi voleva stabilirsi, quindi eccetera, e ho visto esattamente il contrario, cioè mentre parlavo al telefono con mia moglie mi cadeva il palo della doccia in testa, sono caduto due volte dal water perché si staccava la tavoletta al villaggio di Rio, come posso dire, un villaggio che lo vedi che è già fatiscente in partenza. Ecco, che cosa voglio dire? Noi dovremmo cercare di capire che cosa vogliamo fare. Viva Dio l'Italia, lei giustamente fa giornalismo, e lo fa anche molto bene, giornalismo di inchiesta e di denuncia, questa sera ha denunciato una situazione che è reale, però dirò una cosa molto banale, l'Italia non è soltanto questo, perché sennò stasera non si sarebbero neanche accese le luci, anzi c'è un'Italia che funziona molto bene, nella quale io sono uno dei primi a credere, e proprio per questa ragione, siccome credo che tutti gli italiani o la maggioranza degli italiani sarebbero concordi che avendo la garanzia di poter organizzare i giochi, così come li hanno fatti a Londra, i giochi di Londra hanno lasciato una città nettamente migliore rispetto a quello che era Londra prima dei giochi, probabilmente, avendo quella garanzia, sarebbero tutti concordi nel dire facciamolo, l'Olimpiade in Italia, i nostri atleti per a dimostrare che noi italiani cosa. Lei sappiamo però fare anche bene. Si ricordi che parla con uno che alla soglia dei 50 anni qualcuno gli dice ma dove vuoi andare? E testone ha detto no, secondo me una possibilità esiste, e io sono andato a fare le Olimpiadi e ho portato a casa un oro. Io credo che avere un atteggiamento in cui si dice ce la possiamo fare, questa è l'occasione buona, il paese forse è proprio pronto per può essere utile. Genere, poteva essere utile, e soprattutto secondo me noi abbiamo bisogno, è stato detto questa sera, abbiamo bisogno da Salvatore, mi sfugge il nome, il cantante, sì, rapper, sì. Perfetto, abbiamo bisogno di modelli positivi, perché noi siamo il frutto dell'educazione che riceviamo e degli stimoli che ci vengono dal mondo che ci circonda. Bene, eppure Alex voleva solo pedalare, no? Sì, voleva solo pedalare. E anche noi questa sera, bene o male, volevamo solo pedalare, speriamo di aver pedalato un po'. Vi lascio con The Wolf of Wall Street, che è uno dei film criticatissimo, ma dal mio punto di vista straordinario, e io me lo vedrei anche fino alle 2 del mattino. Anzi, corro a casa e vado a vederlo. Grazie per essere stati insieme a noi. Grazie mille.